Diciamo questo incontro sulla democrazia in rete, democrazia elettronica, la e-democracy come viene chiamata, e più alto più alto volume. Sì, sentiranno mai. Io sono Iannuzzi Cristian, un portavoce al Parlamento, alla Camera dei Deputati, e abbiamo invitato principalmente Federico Pistono e Davide Barilari. Faccio una rapida presentazione dei due ospiti. Allora, Federico Pistono, attivista storico del movimento, quando allora ancora non era Movimento 5 Stelle, era un movimento costituito dal basso, da meetup che si attivavano senza un vero obiettivo, di politica attiva, ma era una politica di indagine, di cerchio e collo, Dal 2004 è fondatore dell'Unità PBL, blogger, giornalista, ha scritto qualche libro, ha scritto un libro, però un altro non è uscita. Il libro si chiama I robot ci ruberanno il lavoro, ma va bene così, l'obiettivo, il tema si capisce. È laureato in informatica all'Università di Verona. Ha completato un corso Stanford online su machine learning, giusto? E un Master Graduate Studies Program in Singularity University al centro di ricerca Hermes della NASA. Che altro dire? Fondatore e amministratore delegato della Conobs, una startup che ha l'obiettivo di rendere disponibile la somma della conoscenza umana a chiunque sulla Terra, indipendentemente dalla loro lingua, posizione geografica e condizioni di nazione. Questo più o meno per fare il quadro. Va bene così? Per adesso va bene. Solo l'inizio. Davide Barillari, esperienza ventennale, ultra ventennale come consulente informatico, esperto di informatica. Il suo ruolo è L1 Certified Webisphere Senior Specialist presso IBM, non ho pronunciato bene più o meno. È il nostro portavoce alla Regione Lazio, è stato candidato alla presidenza della Regione Lazio, scelto dalla rete naturalmente, ce lo ricordiamo bene. È stato il primo presidente del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. È membro della Commissione Vigilanza per il Pluralismo dell'Informazione e della Commissione Politiche Sociali e Salute della Regione Lazio. Sempre stato uno dei maggiori sostenitori della democrazia diretta e liquida e responsabile tecnico di riserva di feedback del Movimento 5 Stelle del Lazio. È stato il pioniere della rivoluzione politica, della politica digitale. Vabbè. Poi tra l'altro c'è anche un evento, possiamo dirlo, ha organizzato il primo sciopero virtuale al mondo, svoltosi su Second Life, dove praticamente per contrastare le politiche sul lavoro della sua azienda, giusto? Più o meno. E hanno parlato molto di lui, ha creato PM, ci sono pure le dimissioni di un amministratore delegato, giusto? E vabbè, questo qua più o meno per sintetizzare, poi se volete aggiungere altro. Innanzitutto iniziamo con Federico che ci presenta la sua idea, la sua proposta per cominciare per riprendere il cammino verso la democrazia diretta e partecipata sulla rete. Vai. Ok, bene, cominciamo, grazie di avermi invitato. Allora, parlerò di e-democracy. Che cos'è? È l'idea che la gente può contribuire attivamente alla vita politica in maniera reale, per la prima volta. Cioè, fino adesso, per questioni logistiche, bisognava avere una rappresentanza praticamente atelica, totale, quasi carta bianca, e per la prima volta si può iniziare un po' a cambiare il gioco. Allora, vediamo, dopo anni e anni di esperienza tra l'Europa e in giro per il mondo, cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato.
cioè tutti parlano di democracy, ma vediamo un po' se possiamo imparare qualcosa. Cioè ci provano tanti e quasi nessuno ci riesce, perché voi avete visto la storia dei pirati tedeschi, quelli che hanno fatto l'iniziativa in Belgio, in Svezia. Cioè i democracy, tutti si riempiono la bocca di sta parola, i democracy, ma di fatto poi non succede quasi niente. Cioè non funziona per una serie di ragioni. Il primo motivo è che si adottano sistemi troppo complessi, cioè di solito inizia da questi tecno-anarchici a cui io in realtà mi identifico, che dicono: questa è la soluzione tecnica migliore, quindi adottiamo questa perché è la migliore. Il problema è che è complessa, la capiscono gli informatici, cioè gente come me, la maggior parte dei parlamentari non sono informatici, non la capiscono, la maggior parte della gente non la capisce. Dopo qualche mese di putiferio e di provare e riprovare, succede che ci sono, su centinaia di migliaia che vanno buone intenzioni, alla fine ci sono 50 persone che decidono tutto, perché sono gli unici che hanno voglia e sanno usare la piattaforma. Questa è la realtà dei fatti, cioè stiamo qui a prenderci in giro. E poi si cerca di fare tutto, è troppo in fretta. Cioè si dice: questa è la soluzione migliore, questo è il punto di arrivo, cominciamo dal punto di arrivo. E questo è l'errore che hanno fatto classico tutti quanti. Che cosa si può imparare? Cioè qual è la soluzione? Secondo me è iniziare adottando sistemi più semplici, quindi facendo passo dopo passo, come si fa in scienza. Cioè in scienza tu non parti dalle conclusioni, tu parti da un piccolo esperimento, vedi se funziona, e quello ti può portare a fare passi più avanti. Cercare di fare tutto subito ti porta di solito a non riuscire a raggiungere risultati, e utilizzare soluzioni che hanno dimostrato funzionare. Una di queste qua è Wikipedia. Cioè Wikipedia è una storia di successo, esiste da 13 anni, sono decine di migliaia di attivisti di fatto, perché mettono il proprio tempo in maniera completamente gratuita, sono esperti, e lo fanno per una causa sociale, per il miglioramento dell'umanità. Notate qualche attinenza alla vita politica? Secondo me c'è una grande attinenza. Tutti conoscono Wikipedia, ma pochi sanno esattamente come funziona. Allora, Wikipedia ha alcuni vantaggi. Prima di tutto è facile da usare, perché è saper modificare un testo su Wikipedia più o meno equivale a saper scrivere un documento di testo su Word o su un altro Open Office. Quindi non c'è grande differenza, basta imparare due o tre cose e si può spiegare in mezz'ora sostanzialmente. Si adatta velocemente a diverse necessità, quindi se avete necessità di aprire una nuova pagina, collegare una pagina ad un'altra, spostare una sezione, in un sito in cui le cose sono strutturate in maniera gerarchica dal sopra al sotto, questa cosa diventa molto complicata, perché dovete chiedere all'amministratore o a quelli che gestiscono il sito. Su Wikipedia mettete le cose tra due parentesi quadre e quello diventa un link. Volete aprire una nuova sezione, fate uguale uguale, nome uguale uguale, quella diventa una sezione. Cioè è una roba che si può imparare letteralmente in 10 minuti e tutti la sanno usare istantaneamente. Cioè non ci va nessuna sovrastruttura e ci sono decine di migliaia di persone che già lo sanno usare. E poi è completamente open source, quindi il codice è libero e tutti possono verificarlo, a differenza di tanti altri sistemi, incluso Lex, che è il sistema operativo che usa Movimento 5 Stelle, che ha codice chiuso, quindi non sappiamo minimamente come funziona o se ci sono dei buchi. Probabilmente ce ne sono una marea, secondo me. Però, allora, per esempio, questa qua è la pagina sull'inceneritore, ok? Tutti abbiamo letto una pagina su Wikipedia, così che si vede. Però non molti avranno cliccato su quella lì che dice discussione e avranno visto cosa succede, cioè come fanno un numero spropositato, si parla di centinaia, in certi casi migliaia di persone, con intenti diversi, disorganizzate, con contesti socioculturali diversi, arrivare a un consenso su cosa va scritto, che sarà di fatto la sorgente di informazione e di conoscenza per il 99% delle persone. Allora, è una responsabilità gigantesca, e uno pensa ci saranno tanti poteri contrastanti e volontà contrastanti, ci sarà un caos totale. Sì, sicuramente c'è del caos, ma non è un caos totale, è un caos organizzato. E 13 anni di sperimentazione hanno portato a dei risultati molto chiari.
Per esempio, questa qui è una pagina della discussione, come vedete, uno inizia con un commento e poi si firma. E la firma viene fuori in automatico. Voi mettete quattro ondine e c'è anche un pulsante chiamato firma e in automatico scrive il vostro nome, quando l'avete inserita e il vostro timestamp, quindi la data e tutte le modifiche sono univoche. Dopodiché, per fare una risposta, basta mettere uno spazio e il sistema è automatico indenta. Se qualcuno fa un errore, uno può andare a modificare l'errore che l'altro fa. Cioè questa qui, innanzitutto, già è una discussione identificata univocamente per ogni persona ed è una cosa organica. Tra l'altro qua, questo qua io 5 anni fa avevo commentato sugli inceneritori perché me ne ero interessato parecchio e potete leggere che chi mi cita dice lì avevano 42 problemi in ammutente su Wikipedia, aggiungeremo il 150% argomentare bla bla bla, insomma lì si è raggiunto poi un consenso e se poi se si va a vedere di nuovo il termo valorizzatore, seppur di uso comune, talvolta criticato in quanto sarebbe fuorviante, infatti secondo le più moderne, bla bla bla. Cioè quello di cui noi parlavamo per anni nel blog di Beppe, attivisti, meetup e un sacco di gruppi anche medici che parlavano degli inceneritori, siamo riusciti a rendere questa entrata, questo articolo di Wikipedia di qualità e a dare informazioni corrette. Infatti quel gioco di parole termovalorizzatore e inceneritore è proprio nel primo paragrafo dell'articolo e lì è quello che leggono tutti e quello è successo perché c'è stata una discussione in un ambiente collaborativo che funzionava e si è arrivati a un consenso razionale e questo succede tutti i giorni per tantissime cose, inclusa le votazioni. Wikipedia utilizza Wikipedia stessa, cioè il sistema di Wikipedia, per votare chi diventerà amministratore, per esempio, oppure per votare chi non deve essere più amministratore o chi deve essere moderatore, oppure le regole interne, come vengono decisi gli articoli, il punto di vista è neutrale, tutte le regole interne di Wikipedia, amministratori, gestione del sito, gestione delle regole, vengono fatte attraverso il software stesso di Wikipedia e funziona benissimo da 13 anni. Allora io dico, siccome questo è un sistema facile, che tutti possono usare e possono imparare ad usare in 10 minuti e che dimostratamente è l'unico sistema al mondo che funziona ed è dimostrato funzionare con centinaia di migliaia di persone che collaborano simultaneamente, secondo me è una scelta saggia iniziare con un sistema molto semplice che è dimostrato aver funzionato. E adesso vi darei una demo perché sennò si parla del niente. Io qua ho creato, era proprio in treno, mentre venivo qua, in mezz'ora, ho creato questa wiki per di prova, insomma, di test, per farvi vedere come funziona. E questo per dimostrarvi che avete un tecnico informatico sicuramente qua nel vostro entourage, in 2 ore può sistemare tutto il sistema e anche fare tutte le configurazioni. Io l'ho fatto in 20 minuti, incluso il logo. Qui per esempio lista proposte, ho caricato una delle proposte che c'erano sull'ex, questa qui abolizione dei tribunali, come vedete compare in maniera molto chiara, molto bella, qui avete il vostro video, avete l'indice, sintesi, testo, l'articolato e poi cliccando su discussione uno fa la discussione. Quindi obiezioni, integrazioni, suggerimenti, poi uno di voi si accorge ma sarebbe interessante oltre a obiezioni, integrazioni e suggerimenti avere anche una sezione commenti generali, perché magari uno commenta e dice una roba che non c'entra niente, ma cioè non era né un'obiezione né un'integrazione. Adesso sull'ex non si può fare questa cosa. Allora dici, commenti generali, qui lo scrivi, generali, e scrivi nuovo commento, e poi metti la tua firma, salvi la pagina, e ti è arrivato un nuovo commento, c'è la mia firma e c'è quando l'ho inserita e c'è il link anche al mio utente dove potete andare a vedere tutti i contributi che ho fatto io. Tutto viene registrato, quindi tutto è trasparente. Se io vado qua, ci sono le pagine speciali, io posso vedere ultime modifiche e vedo tutte le pagine che sono state modificate
e da tutti gli utenti. Quindi non c'è nessuno che può fare il furbo e cancellare un commento, cancellare una cosa, cioè tutto viene registrato, non c'è nessun modo, se non operare proprio a livello bassissimo database, ma rimangono tracce, te ne assicuro, perché su Wikipedia già questa cosa l'hanno testata, non c'è nessun modo per fare i furbi, cioè qua è tutto trasparente. In aggiunta si vede anche il sistema di revisioni, che è il prossimo passo delle leggi, cioè le leggi fino adesso si parla il comma 1, la riga 3 del... perché sono state create 150 anni fa e c'era quel bisogno di dire, identificare, a un certo punto della legge si parla di questa parte qua. È un sistema però che ormai è obsoleto, perché io qua vedo graficamente, anche colorato, così lo vedo in maniera molto carina, la modifica è stata fatta, versione delle 23.23, l'ho fatto ieri sera di notte, qua versione attuale delle 16.23, questa è la persona che ha scritto prima, questa è la persona che ha scritto dopo, e mette, queste qui sono le aggiunte che ho fatto. Quindi è una cosa molto intuitiva, molto semplice da usare, e se io faccio un errore, mettiamo che io faccio un errore, caspita, cancello tutta sta roba per sbaglio, oppure volevo fare il malintenzionato, cancello tutti questi commenti, ok, andiamo, adesso non ci sono più, beh, basta vedere, vado a vedere la cronologia e vado a vedere che ho fatto il furbo, ho cancellato tutta sta roba, andiamo questa versione qua e diciamo ok, torniamo alla versione precedente, basta, tutto quel casino è stato risolto in un istante. Non solo, ma abbiamo il nome e cognome, perché nella wiki del Parlamento realisticamente accetterete solamente quelli che si presentano con carta di identità e si identificano, avete un certificatore che dà le credenziali a quelli che sono identificati. Vedete chi ha fatto il furbo, vedete chi fa il troll, chi cancella commenti, chi scrive cavolate, lo vedete e avete qui la prova. Allora gli scrivete un messaggino, attenzione, non ti stai comportando bene, hai prima no, cartellino giallo, e così stimolate anche uno, contenuti di qualità, e due, una interazione migliore, un buon comportamento tra gli utenti. Quindi questo è un modo in cui può funzionare. Tra l'altro c'è anche un sistema tutto integrato, si può fare la configurazione in 5 minuti, per mettere per esempio la pagina in sola visualizzazione, nessuno può modificarla, quindi il testo da leggere lo può modificare per esempio solo chi ha presentato la legge, mentre invece la discussione è possibile modificarla da tutti gli utenti, quindi chiunque può aggiungere un commento, ma solo determinate persone possono modificare la legge. E tra l'altro qua io mettiamo che sono il parlamentare che ho fatto questa proposta, ok, questo qui per esempio è Andrea Colletti, ok, immaginiamo che Andrea Colletti legge qua tutti i commenti, vede un commento interessante, dice ok, apriamo un sondaggio, ok? Quindi io ho questa, c'è scritto la mia obiezione contrastante rispetto ai commenti, ok, facciamo un sondaggio. Quindi io non ho bisogno di chiedere a Casaleggio, mi apri un tool per i sondaggi, come faccio, apro un nuovo... No, scrivo qua, nella pagina della discussione, sondaggio. Chi è d'accordo con proposta tal dei tali? Punto di domanda. E metto la mia firma cliccando qui sulla firma, salvo la pagina e inizio il mio sondaggio. A questo punto arriveranno le persone che diranno io sono d'accordo, io perché concordo, perché bla bla bla, e mette la firma, e un altro invece dice, quindi qua potremmo mettere, non so, i concordi e disaccordo, io qua scrivo no perché, e un altro scrive anch'io no perché, si salva e qua si vede, ce n'è uno d'accordo e tre in disaccordo, è istantaneo, cioè capito, non dovete chiedere a uno, aspettare 3 settimane che vi risponda, aggiungiamo la funzione, il server, questo qui, il nuovo sito, no, fra 6 mesi, no, 5 secondi, avete totale controllo
su tutto quello che volete fare. 5 secondi avete fatto, avete risolto tutti i vostri problemi. Uno scrive una cazzata e mette 10 volte la sua firma, non può, perché lo vedete, il sistema riconosce chi scrive cosa. Io qua ho inserito 3 volte la cosa, quindi faccio finta che sono 3 persone, non posso farlo. Io poi arrivo, sono l'amministratore, cancello questi 2, ne metto solo uno e mando. Vado qui su utente Federico e dico, stai facendo il furbo. Attenzione, cartellino giallo. E metto riferimento alla pagina dove mi sono portato male. A questo punto io ricevo la notifica alla mia mail e so che devo stare attento a fare le cose fatte bene quando partecipo alla wiki del movimento. E qua è ritornato a essere 1-1. Okay? Quindi questo qua è un sistema veloce, semplice, intuitivo, costo zero, fate il setup in mezz'ora e potete imparare a usarlo letteralmente in un quarto d'ora. E potete cominciare a testarlo subito, cioè se vi piace o se non vi piace lo scoprite nei giorni in cui lo cominciate a utilizzare. Questa era la demo, quindi ho fatto gli screenshot nel caso non funzionasse qualcosa. Allora, quindi perché è facile, ci va training minimo, è testato da più di 10 anni, 13 in realtà, e potete sperimentarla da domani o se volete da finito qua ci mettiamo tra 2 ore potete già farla. A cosa serve? Cioè, cosa serve per far funzionare questa cosa? Immaginiamo che vi piace l'idea e volete testarla. Vi serve un amministratore, è una persona che tecnicamente sa come funziona la wiki, che sa fare il setup, qui ho messo 2 ore ma basta un quarto d'ora, e un certificatore che riceve via mail le carte d'identità, verifica che queste persone hanno i credenziali giuste e gli dà l'accesso alla piattaforma. È open source, quindi la potete installare nei server istituzionali, quindi siete al di sopra di ogni dubbio, non dovete rifarvi ad un'azienda esterna, e siete a posto. Quindi cosa fa? Aiuta a discutere proposte in modo intelligente, rende facile le discussioni, la gestione delle discussioni, e anche potete vedere la revisione delle modifiche, come vi ho fatto vedere. Che cosa non fa? Quindi un paio di chiarimenti. Allora, questo sistema, secondo me, non sostituisce l'ex. Cioè, l'ex serve per votare. Per votare ci fa tutta insomma, in realtà si può anche votare, quindi non sarebbe atto per votare, ma si può anche fare, come avete visto il sondaggio può anche essere un voto, però non consiglio di utilizzare questo sistema per delle votazioni ufficiali, diciamo. Secondo me questo deve essere utilizzato come strumento per discutere le proposte che poi diventano eventualmente le domande per andare a votare, quello può essere usare l'ex oppure altri strumenti come vedremo dopo. Che dici che si può usare, qual è il rischio? No, non ci sono rischi in realtà, semplicemente il voto è palese, non è il segreto. Quindi questo è così che funziona il sistema, si verifica tutto che... Ah, tra l'altro, se volete fare domande interrompetemi quando volete. Il voto è palese, questo ed è grazie a questo che funziona tutto, perché si basa sulla reputazione e sulla fiducia. Quindi è così che funziona. Secondo me il gioco della democrazia non sta nel voto, sta nella discussione. Infatti Wikipedia ha delle regole interne, una di queste è non correre alle urne, che io adoro. Cioè, su Wikipedia si va a votare solo come ultima risorsa finale. Tutte le volte che si può evitare di votare si fa altrimenti, cioè si cerca di raggiungere quello che viene chiamato il consenso razionale tramite la presentazione dell'evidenza, dei fatti, come la scienza. Cioè in scienza non si va a votare se esiste il cambiamento climatico o no, si fanno le misurazioni, si presentano le pubblicazioni scientifiche, si guardano i dati e si raggiunge un consenso, c'è o non c'è, per quale motivo. Non è che si dice andiamo a votare, esiste o no il cambiamento climatico, esiste o no la fata turchina. Non è così che secondo me funziona il mondo. Si discute sulle cose reali tramite delle discussioni con un software che ti permette di discutere in maniera intelligente. E il sistema MediaWiki è un sistema molto intelligente. Poi la rivista è schiazza anche nel corretto, se tu lo adotti anche gli altri saranno costretti a prendere qualcosa di
alla luce del sole così. Ma comunque la votazione della scelta, sì, la votazione della scelta di una individuare, come dire, una proposta piuttosto che un'altra, di approvare un emendamento piuttosto che tu, piuttosto che il mio, piuttosto che quello di un altro, deve avvenire sempre attraverso un sondaggio, deve avvenire attraverso una votazione. Sì, allora. È inevitabile che questo avvenga, se no, cioè vuol dire, ci saranno 30 proposte diverse. Certo, allora. Esatto, cioè per esempio se tu guardi qua sull'ex, io vado qua e vedo giustizia, c'è questa presentazione di una legge. Ok, abolizione dei tribunali regionali e tribunali. Anche qui ci sono proposte, mi sa. Sì, perfetto. Qua però io vedo la proposta e poi ho centinaia di commenti, commenti sotto, non organizzabili, non cioè no. Poi questo qui che. Cioè, ok, che questo non sia. Perfetto. Cioè, su Wiki invece come funzionerebbe su Wiki? Su Wiki, innanzitutto io, se qualcuno mi fa un commento, io posso direttamente andare lì a rispondere. Poi, se sta nella sezione sbagliata, posso postarlo sotto, posso riorganizzarli, posso metterli insieme per argomento, posso, se qualcuno scrive una cosa che non c'entra niente, posso toglierla e giustificarla. Se voglio aprire un sondaggio, vado all'inizio della discussione e scrivo sondaggio e apro sondaggio e dico cioè, è venuta fuori questa nuova proposta che mi sembra interessante. Faccio un sondaggio tra coloro che stanno partecipando a questa discussione per vedere cosa ne pensate. Al momento sull'ex non è, cioè, io qua ho 190 commenti, 189, di questi non so se ce n'è uno buono o no. Boh, magari ce n'è, mettiamo questo commento il migliore di tutti. Ok. Che succede? Niente, cioè, non c'è nulla, non serve a niente, cioè qui è come scrivere sul muro. Quindi, invece se quello che ha presentato la legge o se un altro parlamentare trova un commento particolarmente interessante e vuole sottoporlo all'attenzione degli altri, va sopra, scrive, ho trovato questo commento interessante, cosa ne pensate? E lo sposta sopra e si fa una discussione specifica su quella modifica. A quel punto io magari dico, eventualmente si può integrare anche con un software come il sondaggio. Ma non serve, perché già qua lo fai il sondaggio, col voto palese. Se poi hai bisogno di una votazione vera col voto segreto, puoi usare un altro software. Però, vedi, alla fine è sempre, cioè per dire, hai 1000 interazioni senza bisogno del voto e alla fine hai un'interazione finale che è il voto. Ma il gioco dove sta? Sono le 1000 interazioni prima. Perché se tu le interazioni prima non esistono e fai solo il voto, è una presa in giro, perché non c'è stata la vera discussione. Metti che qua, questa proposta qua è stata interessante, è stato fatto il sondaggio voto palese e la maggior parte dice modifichiamo la proposta. Ok, io sono il parlamentare che ha fatto la proposta, Andrea Colletti, vado a modificare la mia proposta. Vado a modificarla e faccio modifica, ok? E scrivo aggiunta modifica tal dei tali xxx, ok? A questo punto tutti quelli che hanno partecipato a questa discussione in automatico ricevono un'email con scritto il deputato Andrea Colletti ha modificato la sua proposta tal dei tali e ti mandano a questa pagina qua dove tu vai a vedere che cosa ha cambiato e ti arriva direttamente nell'email istantaneamente la modifica che ha fatto. Cioè, questa roba è fantastica se ci pensi, perché è tutto quello che ti serve per stendere il testo di una legge e avere un vero dialogo con le persone che sono interessate a discutere con te. Poi, alla fine di tutto questo processo, per esempio qua si può dire anche nella discussione, la discussione sarà aperta fino al giorno tal dei tali. Il sondaggio chiuderà quest'altro giorno a quest'altra ora. Alla fine di quella cosa lì la discussione viene chiusa, il sondaggio viene chiuso e il risultante della proposta viene mandato poi ai voti o quello che è. Tra l'altro con questo sistema qua si può anche fare le pulci e vedere quelli che semplicemente buttano lì le proposte ma non discutono e quelli che stanno lì a interagire e avere una discussione con i cittadini. Perché è tutto registrato, io per ogni utente posso andare a vedere tutte le modifiche e tutte le cose che lui ha modificato. Io qua vado modifiche e vedo
l'utente, qui Federico Pistone, Andrea Colletti o quello che è, verrà fuori tutte le modifiche che ognuno ha fatto, e avrò anche le statistiche, ed è tutto integrato nel software, non c'è bisogno di fare niente. Tutto, come dire, out of the box, come si dice in gergo. Ecco. Questo qua è il concetto. Prossimi passi, secondo me, se vi piace l'idea, voi trovate, come ho detto prima, un amministratore che in 2 ore vi fa il setup e avete un certificatore, e l'amministratore servirà anche a gestire, diciamo, in maniera continuativa la wiki e a spiegarvi come funziona, a darvi dei consigli. Lo potete iniziare per usare a testare le discussioni interne. Vi consiglio di fare errori, farne tanti, perché non è un problema fare errori, visto che si possono sistemare nella wiki. Imparare dagli errori che fate e ripetere il processo. Testare, fare errori e imparare. Testare, fare errori e imparare finché non diventate dei guru. E in futuro testare magari dei sistemi più complessi. Quindi, secondo me, iniziate con una roba che non fa paura, perché la wiki non fa paura, l'avete vista, è facilissima da usare. Iniziate a giocare con quella. Giocate con quella per qualche mese. E poi, una volta che avete più dimestichezza e vedete che state interagendo con 2, 3, 400 cittadini e avete una bella livello di discussione, magari sarete poi pronti a fare il prossimo passo per un software più complesso che ha votazioni segrete, che ha tutta una il percorso della legge e via dicendo, che è quello che adesso presenterà Davide. E secondo me la wiki è uno strumento che vi può portare a sentirvi più a proprio agio con questi strumenti qua di interazione, di discussione. Un software di palestra. Esatto, un po' una palestra poi per un software più complesso come quello che presenterà Davide. Ecco. Grazie. Potrei fare una domanda, ma intanto ringrazio Federico per questa presentazione di questo ulteriore strumento che ci consente, no, di conoscere un po' quello che offre la tecnologia nel panorama così della democrazia elettronica, dei democracy. Ovviamente per arrivare alla democrazia diretta bisogna fare un cammino, un percorso, cioè il popolo, il cittadino sarà disabituato, no, alla democrazia diretta. Adesso con la tecnologia, con questi strumenti possiamo abituare i cittadini a farsi parte attiva, quindi contribuendo direttamente alla costruzione della legge, quindi alle varie questioni, ecco, che riguardano in prima persona, costruendo appunto degli atti legislativi. Quindi, ecco, ben venga questa presentazione. Ovviamente, ripeto, è un percorso, è un cammino che si deve fare, quindi, ecco, strumenti, diciamo, che risolvono il problema, diciamo, che affrontano tutte le questioni, globalmente non ci sono. Ci sono tanti strumenti che sono messi a disposizione di noi cittadini portavoce, ecco, sta a noi appunto sperimentare e individuare quello che è migliore e che ci consente di fare quindi un progresso nel cammino appunto verso la democrazia diretta. Io, ecco, una domanda su questo sistema che tu hai così presentato, il Bigi, ma i server di questa piattaforma dove sono ubicati, no, fisicamente? Stanno in Italia o stanno da qualche altra parte? Perché penso pure conoscere l'ubicazione dei server sia una questione importante, perché io penso da ignorante, da profano della materia, se domani mattina il signor Wikipedia decide di chiudere i server, noi domani mattina ci troviamo senza uno strumento che ci consenta quindi di applicare la democrazia. Allora, io ho fatto l'esempio di Wikipedia perché Wikipedia è la comunità più grande al mondo che usa un software che si chiama MediaWiki. Il software MediaWiki è un software open source disponibile a chiunque, che io per esempio ho installato in locale in questo computer qua, ieri notte a mezzanotte, un quarto d'ora. E questo qua è il codice sorgente. Voi potete installarlo dove vi pare. Quindi voi vi scaricate, andate su mediawiki.org, scaricate il software, ma il vostro tecnico informatico lo saprà fare in 5 minuti, e ve lo installa dove vi pare. Io sono sicuro che il governo darà dello spazio istituzionale dove potete caricare
insomma, usa PHP, MySQL, abbastanza standard. Lo installate sui vostri server e questa sera lo potete avere disponibile, potete già giocarci. Se volete posso anche fare due chiacchiere col vostro tecnico informatico, vi posso dare due dritte su come configurarlo. L'idea è proprio questa, cioè che siccome il software è open source, voi non siete dipendenti da nessuno. Cioè voi vi prendete il software, ve lo installate nei vostri server qua del governo, quindi ufficiali del Parlamento, e nessuno vi può dire niente. Poi, come dicevo prima, è importante avere uno strumento del genere che mette in difficoltà tutti gli altri, perché gli altri saranno genuini come noi, usano sistemi che magari pagano milioni di euro e poi non possono essere verificati per questo. Questo costa zero e ha trasparenza totale. In questa è la prima domanda, appunto sull'ubicazione fisica dei server, hai così risposto alla mia domanda. La seconda cosa, ottimo strumento per discutere le proposte di legge di iniziativa, così consentire in termine parlamentare, cioè di noi portavoce carichiamo la proposta di legge, sì, e diamo la possibilità a tutti i cittadini di dare il loro contributo con emendamenti, osservazioni e altre cose. Viceversa, come potrebbe essere utilizzato questo strumento per cogliere noi delle proposte di legge di iniziativa, chiamiamole popolare? Perfetto, ottima domanda. Qua nella wiki, esempio perfetto. Tu hai chiesto una cosa che io per esempio adesso non avevo previsto. Allora, tu entri col tuo utente, fai modifica e scrivi proposte dei cittadini. Cioè, non ti sto prendendo in giro, scrivi qua letteralmente proposte dei cittadini e metti proposte cittadini, cioè no, tu fai proprio così, tu prendi proposte dei cittadini, basta che ci metti le due parentesi quadre attorno e lui fa un link e fa una nuova pagina in automatico, salvi la pagina. E io qua adesso ho un link chiamato proposte dei cittadini. E io sono un cittadino, vado qua e faccio proposta numero 1. Numero 1, aggiungere qualcosa. E salvo la pagina. E adesso c'è la nuova proposta del cittadino. E tu come fai a sapere che c'è? La vedi qua nelle ultime modifiche. C'è stata la nuova proposta del cittadino. Qua, proposte cittadini, e c'è il link qua, e da rosso, che vuol dire la pagina non esisteva, è diventato blu, vuol dire la pagina esiste. Se vuoi organizzare, fai modifica, proposta numero 1 diventa una nuova pagina, proposta numero 2 diventa una nuova pagina, salvi, e adesso sono organizzate. Qua basta che se ci metti gli asterischi ti fa un elenco puntato, se ci metti le cose così ti fa un elenco con i numeri, col cancelletto, e ti dà proposta numero 1 e proposta numero 2. E qualunque altra cosa ti possa venire in mente si può risolvere nel giro di 5 secondi, come ti ho fatto vedere adesso. Io penso in media da circa 3-4 anni. Sì, può alzare la voce che ti sento un po'. Allora, io utilizzo Wikipedia da circa 3-4 anni per diciamo le mie cose personali. Ho scritto, ho modificato delle pagine. E il mio dubbio, ho visto che per esempio su Wikipedia è possibile editare anche senza accreditarsi con un login. Sì. Però in quel caso rimane per esempio l'identificazione del processore che si è collegato. In questo caso noi per utilizzare questo strumento ci sarà da fare una modifica. È una variabile quando installi, dici, questa qui è un dettaglio tecnico, posso parlare col tecnico, semplicemente ti chiede, questa wiki vuoi farla aperta agli anonimi? Registrazione solo tramite utenti autenticati, oppure registrazione tramite approvazione dell'amministratore? Perché nel caso tipo Wikipedia invece devi andare a ricercare poi chi
malattie. No, ma qua semplicemente si imposta che possono solo gli utenti che sono certificati registrato e manualmente qualcuno, è questo che avevo spiegato prima qua quando spiegavo, ecco qua hai un certificatore che riceve la mail con la carta d'identità e viene spedita la notifica e questo qua avrà accesso alla wiki. Che sono io. Un'altra cosa, tutto che mi viene, sì. Su Wikipedia c'è una bella schiera di cagnacci intagliati al controllo di chi modifica cosa, perché le persone che modificano possono essere in numero anche elevato, quindi sì. Forse questa cosa si poteva, cioè è una mia, certo, una certo. Mia supposizione, è una... oppure è una, come si dice, ci vorranno molti amministratori, no, stare dietro... no, per i numeri, marca. Allora i dati ormai li sappiamo perché sono abbastanza consistenti, su X attivisti uno su mille va a scrivere costantemente, cioè se voi avete 1 milione di attivisti come più o meno abbiamo, pensiamo di avere, ci saranno 1000 persone che scrivono, secondo me dovremmo avere l'obiettivo invece di un gran numero di persone che scrivono. Allora sicuramente si punterà ad avere tante persone, ma la realtà dei fatti è che secondo me se voi iniziate a usare questo sistema wiki per discutere con i cittadini, nel giro di qualche settimana avrete qualche decina / centinaia di persone, che va bene perché dovete iniziare da pochi, e si stabilizzerà sui 700, tra i 700 e i 1500 persone che collaborano in maniera costante, che è già un miglioramento abbastanza decisivo rispetto adesso a quelli che decidono quali sono le domande che vanno a essere votate oppure no sull'ex, che non sono sicuramente 750-1500, sono più 5-6, insomma, non so, però sicuramente sta al massimo sulle decine, non no, sulle centinaia o sulle migliaia. Alla luce dei fatti che i fatti che sono verificati, che ne sono, nei nostri blog dove abbiamo avuto contrasti tra amministratori e amministratori utenti, quindi dico forse ce ne sì. Vorranno tanti, bisogna allora Wikipedia è un esempio classico, cioè Wikipedia ha alcuni problemi semplicemente perché per policy interna accetta le modifiche anonime, che è una buona cosa per essere un equalizzatore sociale, ma rende difficile la gestione. Se tu hai un'autenticazione con carta d'identità e tutto quello che fa chiunque viene registrato, uno ci pensa più di una volta, inclusi gli amministratori, a comportarsi male, perché qualunque cosa fanno, inclusi gli amministratori, rimane la traccia. Rimane la traccia, se un amministratore abusa il suo potere, viene sgamato dopo 5 secondi. Dopo ti chiedo in privata sede come bastonare qualche amministratore di Wikipedia. Ah, ok. Sì. Solo una domanda se posso fartela io. Sì. Nella tua proposta c'è anche la tua idea di una wiki per noi parlamentari per interagire con i cittadini. C'è anche l'idea di come non dare il potere, di spostare il potere da un amministratore del blog a un parlamentare, ma fare in modo che non ci sia il potere da parte di nessuno, che i parlamentari facciano quattro cose, facciano il lavoro, i cittadini facciano il lavoro, che ci sia una terza figura che possa eventualmente mettere al basso, eccetera. Questa è una scelta che potete fare. La struttura che ho impostato qua, che è quella, uno, avere l'autenticazione con nome e cognome, carta d'identità per ognuno, e che tutto rimane tracciato e trasparente, di fatto crea quella che viene chiamata una self-policy, cioè che vi governate e fate la polizia l'uno l'un l'altro. Cioè, ci saranno gli amministratori che, secondo me, inizialmente devono essere scelti dal gruppo parlamentare per questioni logistiche, ma che nel corso del tempo verranno scelti dalla comunità stessa. Per esempio Wikipedia ogni, mi sembra, 6 mesi fa le votazioni degli amministratori,
che sono basati su reputazione e fiducia. Quindi sulla base di quelli che erano attivi e sulla base delle modifiche che hanno fatto, quante cavolate hanno detto rispetto a quante cose utili hanno fatto, avranno una reputazione. Cioè, io ho dimostrato di essere uno che scrive contenuti di qualità, che fa commenti interessanti e che non mette mai a zizzania. Bene, allora io avrò una reputazione più alta di uno che è arrivato dentro, ha fatto tre modifiche ed erano tre stupidaggini. E quindi quando chiederò di diventare amministratore avrò più fiducia dalla gente di quelli che non ha fatto niente. Ma sarà una cosa organica, capito? Cioè non sarà decisa dall'alto. All'inizio dovete scegliere un amministratore, ma solo per questioni logistiche. Altre domande? Per Federico, se no passiamo a Davide. Allora, io mi chiedo perché ho lavorato per 2 anni cercando di capire cosa fosse le democrazie, i sistemi di votazione, sicurezza, quando era tutto pronto, nel senso, mi sembra che stiamo banalizzando tutto. Nel senso, Wiki è una cosa che funziona, è un caso di successo, però un conto è discutere di una, diciamo, una pagina, un documento condiviso, anche complesso, con un sistema di, chiamiamola, votazione, valutazione, anche con questi segnettini qua. Però non voglio, cioè, è una cosa valida, ma è completamente diversa da quello che è l'ex, da quello che è iResis, Liquid Feedback. Noi stiamo parlando di un sistema complesso nella gestione, ma facile poi per l'utente finale, che gestisce la discussione in rete in una proposta di legge, è una cosa molto diversa. Ma Davide, io sono d'accordo con te, guarda, io ho scritto qua, chiaramente non sostituisce l'ex, cioè non adatto per votare. Esatto. Ma l'ho scritto chiaro qua, esatto. Non siamo d'accordo. Okay. Io non sto banalizzando. No, è un punto di partenza, ma che io avrei fatto 2 anni fa, nel senso, quando si scrive una legge, sì, non ne parliamo con 10-20 persone, cerchiamo di coinvolgere centinaia di migliaia di persone in minimo. Quindi un sistema che deve essere comunque gestito, sicuramente non con amministratori che possono essere, tu parli di reputazione, però possono essere comunque un punto debole per qualsiasi cosa possono fare sul sistema. Mi eviterei proprio di avere amministratori, perché si inseriscono in questo processo, possono modificare qualsiasi cosa. Quindi un sistema che non abbia bisogno di qualcuno che fa da... Ma non posso modificare qualunque cosa perché rimane traccia su Wiki. Sì, si può anche togliere le tracce, insomma, sai tu bene che ci sono... Ma chi è bravo può anche andare su un server, ripulire il logo, fare... Però il sistema di sicurezza molto è molto difficile. Su Wikipedia hanno questo problema da 13 anni e l'hanno superato con successo. Molto, molto difficile da fare. Allora, altra cosa, l'ex funziona perché se io metto una legge e ho un numero elevato di suggerimenti, ne ho 5.000-8.000, comunque riesco a vederli, gestirli, anche un sistema di votazione molto semplice. Qua ti sfido ad avere 5.000 suggerimenti, un dopo l'altro. Ci sono su Wikipedia, ci sono alcune discussioni che hanno avuto anche 10.000 commenti e sono state perfettamente gestite. Per esempio, quando in Wikipedia inglese Jimmy Wales si è opposto alla possibilità di mantenere l'apertura agli editor pagati, ci sono stati, mi sembra, cosa come 8-9.000 commenti, la discussione è andata avanti per 30 giorni e sono arrivati a un punto di decisione ed è stata presa insieme e ci sono state centinaia di migliaia di visite. Okay. Il concetto è che non possiamo permetterci di perdere tempo in valutare migliaia di commenti, suggerimenti generici. Allora, uno che scrive una legge non può ricevere 1.000 commenti, ah bella legge, bravo, modifichiamo qui, là, cose generiche. Noi che siamo dei legislatori ci serve uno strumento facile da usare che arrivi subito al punto. E questo punto deve essere condiviso con la gente. Ok, io non sto a leggermi tutti i suggerimenti di migliaia di utenti quando magari solo uno è buono. Io cerco un sistema che permette agli utenti stessi di valutare qual è di quei 1.000 suggerimenti, 100, 200, che siano veramente quelli utili e concreti. Possono essere anche tecnicamente... come dire, possibili anche dal punto di vista legislativo, anche economicamente sostenibili. Quindi io faccio una valutazione, faccio fare alla rete questa valutazione e tiro fuori, tramite proprio consenso e intelligenza collettiva, una cosa che sia partecipata da tutti. Quindi io voglio arrivare a una legge che sia veramente condivisa, votata e che sia auto, diciamo, sia autoformata. Questo sto parlando di un sistema che è qualche passo indietro, permette di costruire un consenso
ma non gestibile, non ma è gestibilissimo, lo gestiscono da 13 anni. Hai parlato, però non adesso puoi imparare, ok? No, non è una... No, però mi dici delle cose che secondo me non sono vere. Parliamo di due sistemi completamente diversi, di gestione proprio del numero di persone e dell'obiettivo. E scrivere una legge è un processo lungo, complicato. Dai, presentaci un po' così capiamo le differenze. Sì, no, un problema teorico. Innanzitutto è dare la possibilità al cittadino. Solo una cosa, insomma, così, un appunto. Diciamo che la partenza, per quanto mi riguarda e ci riguarda, è un po' all'inverso. In realtà noi abbiamo pensato, e poi dopo spiegherò Davide, a come aiutare i cittadini a costruire una legge. Ecco, questo è il concetto, non a come aiutare il portavoce, in questo caso, scusate il termine. Poi lo spiego, lo spiegheremo in questo caso. Però si parte da un altro presupposto. Sì. Allora, il discorso è che un cittadino deve essere in grado di scrivere una legge da zero e portarla in istituzione, cosa che in parte hanno iniziato a fare i pirati qualche anno fa e hanno raggiunto anche dei risultati soddisfacenti. Il problema era la complessità di quei sistemi, come diceva anche Federico. Sono essere sistemi facili in cui la complessità che c'è dietro di gestione, di manutenzione, di sicurezza non si vede. Un sistema che può essere utilizzato da uno smartphone, da un tablet, anche una persona che non sa nulla di informatica. Questo è l'obiettivo. Interfacce semplici, facilmente utilizzabili, col massimo livello di sicurezza e che permettano tutti questi passaggi. Un cittadino non sa scrivere una legge perché effettivamente ci sono alcune leggi facili, pochi articoli, altre molto più complesse. L'importante è che ci sia un aiuto, una guida indipendente in questi passaggi. Quindi io cosa faccio? Cerco un sistema, ci hanno provato tu Parlamento, Airesis, in cui posso lanciare un'idea, una proposta, e quindi anch'io so se sarà una legge, un'interrogazione, se andrà al comune, andrà in regione. Io pongo un problema come cittadino e ti spiego qual è il problema. Poi l'intelligenza collettiva, la rete, mi aiuterà con un processo, diciamo, facilitato, okay, a portarla a evolversi verso un qualcosa di legislativo. E alla fine deve uscire una legge che posso presentare in Parlamento, alla Comunità Europea, insomma, in ogni ambito, dal municipio sotto casa al Parlamento Europeo. Questo è l'obiettivo. Il fatto è che questi passaggi non sono mai stati sviluppati, perché fino ad oggi gli strumenti che abbiamo di e-democracy, non di scrittura condivisa di documenti, portavano sempre a raccogliere suggerimenti dai cittadini. Il Parlamento è stato un caso evidente. L'ha poppato con il PD in campagna elettorale, ha fatto questa bellissima uscita, anche noi siamo democratici e vogliamo fare le leggi con i cittadini. In realtà subito con le elezioni hanno chiuso questo progetto perché nessuno se lo filava. Invece di quel tipo c'è stato invece un lavoro molto più di partecipazione. Io lì posso lanciare un'idea, posso svilupparla, c'è un quorum, c'è un livello di consenso che costruisco da una versione base di una proposta sempre di più verso una partecipazione. Se io lancio un'idea, quest'idea non ha seguito, non è partecipata, non raccoglie consenso, neanche la faccio discutere alla rete. Per cui evito anche di far perdere tempo ad altri su magari una proposta di abolire le tasse oppure costruire centrali nucleari. Quindi io quelle proposte, se non hanno un consenso, già le elimino. Okay? Quindi io prima stabilisco quello che è il consenso minimo per poter discutere una legge e poi facilito gli utenti a partecipare a questa discussione. E questa discussione deve avvenire nel modo più facile possibile. Quindi da una regola base, diciamo da una proposta base, io piano piano faccio emendamenti e suggerimenti che poi insieme agli altri valuto e cerco di integrare nella proposta base. Quindi questo è un processo liquido che va avanti per il tempo che definisco, senza che nessuno ci metta il becco, senza che un amministratore possa fare qualsiasi modifica o filtrare le posizioni. Un'idea buona non viene persa su un centinaio di commenti su una singola pagina, un migliaio di commenti. Questo è l'utile dell'ex, abbiamo anche detto a Gian Roberto. Il problema è gestire in maniera, come posso dire, intelligente tutti questi suggerimenti, valutare quelli utili e su quelli, diciamo, meno utili, lavorarci, neanche per perderli, diciamo. Io arrivo a tirare fuori tutti i suggerimenti che sono costruttivi, li elimino tutti quelli che sono inutili e poi questi costruttivi li elaboro e li integro nella proposta, nelle proposte che poi escono. Questo è il principio liquido. Il vantaggio che abbiamo in più rispetto, adesso vi presenterò questo progetto Parlamento Elettronico Online, che non è 5 Stelle, è un progetto indipendente, open source, poi ci arriviamo, supera, diciamo, quelle che sono le limitazioni degli strumenti attuali.
partendo anche da Alex, io con Gianroberto ci ho parlato, c'è la massima disponibilità anche a confrontarsi, ci sono dei limiti che anche loro stanno affrontando e stanno superando. Il problema è mettere il cittadino in condizione di scrivere una legge, e dove il cittadino non arriva per le sue competenze, ci arriva una commissione di altri cittadini, volontari, senza retribuzione, casuale, che aiutano poi sulla particolare questione a risolvere delle complessità tecniche, economiche e normative. Quindi in questo processo liquido dei pirati, partiamo proprio da questa base, quello che abbiamo aggiunto è stato anche, oltre a tante funzioni in più di aiuto, di editing, anche il concetto di queste commissioni che intervengono su richiesta, che esprimono un parere, non so, io sto parlando di una legge, quello che manca anche in Aresis, in tutte le piattaforme, quello che è una legge complessa, parliamo di sistema, anche la riforma costituzionale, è chiaro che un cittadino può dare dei pareri, anche persone molto preparate, però poi ci serve un gruppo di esperti che fanno valutazioni poi tecniche e legislative. Quindi a un certo punto del processo, quando i cittadini sono arrivati a una proposta complessiva, votata, condivisa, con tutti gli emendamenti già discussi e rivisti, io congelo la proposta e la do a queste commissioni su richiesta proprio dei cittadini stessi per approfondire le parti carenti. Esiste una sostenibilità economica, cioè c'è una copertura finanziaria, che sia in municipio, in comune, in Parlamento. Questa commissione fatta da costituzionalisti, fatta da avvocati, che hanno dato la loro disponibilità e per curriculum sono anche stati valutati per poterlo fare, non sono troll o altro, faranno un parere tecnico ci sarà un tempo per dare questo parere poi verrà votato da tutti i sostenitori della proposta, quindi può essere accettato o meno. E poi c'è anche la commissione che farà il parere più economico, ma anche tecnico e legislativo. Per la fine tutto questo processo in cui continua a tornare la sovranità al popolo, come dice l'articolo 1, perché il popolo controlla sempre il consenso rispetto alla proposta, ogni singola modifica al testo viene sempre rivalutato e votato dai proponenti e dai sostenitori. Alla fine cosa avrò? Avrò un pacchetto, una legge, o sarà un emendamento, sarà un'interrogazione, la forma che poi avrà questa proposta, che sarà pronta per l'attività legislativa. Tenete conto che, adesso parleremo nei dettagli, abbiamo lavorato sulla sicurezza un anno e mezzo, abbiamo collaborato con l'Università di Bologna, di Milano, con il Parlamento Europeo, con PT di Camera e Senato, quindi stiamo lavorando ai sistemi più complessi tecnicamente per rendere tutto questo facile agli utenti. E quello che manca è proprio la guida al cittadino nel facilitare tutto questo processo. Cioè io fino a un anno fa, che non ero in regione, sarebbe stato impossibile scrivere una legge o comunque partecipare a un discorso più complesso di un documento, condiviso. Attraverso questi strumenti che stanno sempre più sviluppando, sono piattaforme di Remox, non sono applicazioni, non sono app, sono sistemi complessi, interagiscono molte funzioni, molti server, molte comunicazioni interne a questi sistemi, interagiscono per arrivare poi a una soluzione. E adesso magari scendo nei dettagli di quello che abbiamo sviluppato e di tutto questo percorso di un anno e mezzo per arrivare a qualcosa che adesso esiste, attiva, e stiamo testando già con le prime leggi, con le prime proposte di cui già sia la regione sia alcuni comuni sono coinvolti. Quindi andiamo nei dettagli su questa cosa. Sì, non c'è possibilità di mettere il link. Sì, però che devo mettere il basso. Allora, un attimo. Password qui. L'accento per fare. Qualcuno la sua, perché io ho usato la mia piccola. Ecco, adesso quello che introdurrà Andrea Panella, che è il nostro, in questo gruppo di volontari, partito dal Movimento 5 Stelle. È un gruppo di attivisti che è partito dal basso, senza soldi, senza niente, per creare un sistema, come dicevo prima, di discussione in rete, di votazione per arrivare a una proposta di legge. Vi ho accennato prima diversi strumenti che abbiamo. L'EX ha una direzione che ben conosciamo, che sta funzionando anche se con qualche limite, che piano piano si sviluppa, nel senso alcune complessità che abbiamo nell'EX, sistema di valutazione anche di suggerimenti, c'è stato un incontro a luglio lì da
allo staff da Gianroberto, in cui già si sta migliorando la piattaforma, quindi c'è un lavoro di miglioramento di questa piattaforma. Quello che presentiamo è un progetto indipendente, nato come 5 Stelle, ma ormai rivolto a tutti, che vuole andare oltre appunto tutte le limitazioni che abbiamo visto e abbiamo valutato sui sistemi tradizionali di democracy. Dai, una domanda. Il Stato dell'Arte, il caso di Giro e lo Stato di Milano hanno già messo in piedi qualcosa che voi sapete o tutto qui siamo fermi a Lex e a... Allora, Lex si sta per aprire anche alle cose di legge regionali. E se vedete, rispetto a qualche mese fa, anche il sistema di gestione di suggerimenti, adesso è organizzato per tipo di suggerimento, così come alcuni miglioramenti stanno intervenendo. Quindi è un sistema che sta progredendo e sta aumentando le sue complessità per andare anche su altri livelli, quindi regioni e magari anche comuni in futuro. Parlano invece un progetto parallelo, che magari un giorno io spero che si integrerà con l'ex, questo è l'obiettivo, però nasce su presupposti diversi, che sia il cittadino stesso in questo percorso che vi ho detto a scrivere la propria legge, poi vederla portata in Parlamento. Quindi siamo proprio su linee diverse che un giorno magari arriveranno a coincidere. Allora, andiamo più su qualche dettaglio. Siamo partiti proprio da questo principio. No, ti sposto io le... Allora, il punto di partenza è questo. È possibile per un cittadino non solo fare una proposta, ma condividerla con tutti gli altri utenti, discuterla, emendarla, migliorarla e poi votarla in rete. Attualmente con gli strumenti che abbiamo è molto difficile, se non con diverse limitazioni. E i principi da cui siamo partiti sono quelli di cui ho accennato prima. Sono questi tre criteri: la sicurezza, perché è fondamentale che non ci sia solo un'utenza, una password per certificare ormai una persona fisica. Abbiamo bisogno di un livello un pochino più avanzato. Ormai utenza e password si possono intercettare praticamente in qualsiasi modo. Abbiamo pensato che di dover garantire la sicurezza in tutti i passaggi, quindi dal mio dispositivo, dal mio tablet, dal mio smartphone, verso il server dove c'è democrazia diretta, ma anche fra il server stesso e i suoi sistemi interni, cioè database, separazione anche di server di sicurezza, quindi tutto un discorso legato a come la comunicazione avviene dall'utente in giro per internet finché torna poi all'utente stesso. E adesso aggiorniamo meglio questa cosa. Le performance sono dei sistemi che devono essere anche di avere tempi di risposta molto molto rapidi. Se parliamo di un sistema che gestirà milioni di votazioni, discussioni, che sarà attivo continuamente, è chiaro che deve essere, i tempi di risposta devono essere molto rapidi. Quindi, come è scritto il software, fin dall'inizio deve essere una garanzia di velocità nell'esecuzione e anche nella gestione di tutte le sue funzioni. E poi l'usabilità. È chiaro che il limite di liquid feedback era un sistema che poteva funzionare, ma era per esperti ai lavori, per informatici. Invece dobbiamo avere un sistema che anche l'anziano o la persona che non sa nulla di informatica, che può usare come un bancomat con quattro bottoni, posso già avere chiaro cosa sto facendo, dove sto andando e come posso muovermi nella mia proposta. E ho pensato un'interfaccia sicuramente semplice, tutta diciamo automatizzata il più possibile, utilizzabile con diciamo touch, modalità touch, per poi fare delle proposte, vederle anche discusse in rete, vedere appunto solo le mie proposte e andare subito a capire cosa sto votando, cosa sto discutendo e cosa sono chiamato a fare. Sì. Ci diamo la palla visto quelle questioni più. Sì, bene. Io l'unica cosa che avevo bisogno della rete. Tu hai la possibilità. Io ho la password e il username. Se vuoi no, perché tu hai una maschera. Sì, certo, se vuoi puoi. Ti dispiace. No, figurati. Dove posso inserirlo? Abbiamo una questione incognito su Chrome, sì. Password.
però dobbiamo ricollegare qua. Ma se vuoi io passo un attimo. Intanto voglio premettere una piccola cosa. Sì, io sono Andrea Panella, intanto mi presento, e se vogliamo sono un po'... Vabbè, io mi occupo di comunicazione, diciamo, nella mia vita reale, senza non fare, ecco, di comunicazione, siti web, posizionamento, marketing, social management, insomma, queste cose qua. Sono un po', se vogliamo, sono un po' l'anello di congiunzione da quello che diceva Federico, che giustamente ci sono alcune problematiche appunto da parte dei cittadini di comprendere i sistemi complessi, e quindi sono un po' l'anello di congiunzione tra il programmatore puro e colui il quale in qualche modo deve cercare il metodo per poter fare interfacciare il più possibile in modo semplice un cittadino per la redazione appunto di una legge. Allora, intanto ci sono un paio di cose che volevo dire così. Rispetto a un po' alle obiezioni che ho sentito prima, anche pare non necessita di amministratori, quindi non ci sono amministratori che possono modificare, non ci sono moderatori. Facciamo un esempio pratico su un emendamento, ora lo vediamo. Io come cittadino posso fare degli emendamenti sicuramente, ma in un numero limitato, proprio per evitare le discussioni, perché pare non è uno strumento per fare discussioni. Pare non è uno strumento solo per discutere una proposta. Ok, ora entriamo qui. Intanto qui diciamo una cosa, che il cittadino esprime sempre un voto palese e comunque un giudizio palese, quindi non esiste in questo caso la segretezza del... non esiste. Okay? Quindi se io devo dare un giudizio, devo dare un'opinione, mi devo sapere chi sono, dove sono, dove abito, cosa faccio, anche perché diciamo all'interno diciamo di Parenon ci sono degli strumenti che ti permettono di anche segnalare l'eventuale persona che magari eventualmente sta facendo delle cose non permesse. Poi qui abbiamo appunto due sezioni, una è un'assemblea pubblica, chiamiamola così, Regione Lazio, e un'altra un'assemblea interna. Per assemblea pubblica intendo dire proprio tutto ciò che riguarda i cittadini. Ora, Davide prima appunto ha specificato che Parenon è una piattaforma indipendente. Noi abbiamo cominciato lo sviluppo di questo strumento
come attivisti del Movimento 5 Stelle e quindi pensando di sviluppare comunque una piattaforma che in qualche modo prevedesse i principi diciamo costitutivi del Movimento 5 Stelle. Però poi abbiamo riflettuto su questo aspetto. In realtà non esiste una democrazia diretta che possa essere possa sottostare a un simbolo politico. La democrazia è un fatto universale, questo insomma, e quindi sostanzialmente il PARE non può essere utilizzato, cioè all'interno della Regione Lazio ci può essere il Movimento 5 Stelle, un semplice cittadino, il Partito Democratico, ci possono essere tutti che discutono la proposta, perché il problema non è il problema diciamo che noi ci siamo posti non è tanto come posso dire coinvolgere politicamente le persone verso un'idea, ma coinvolgere le persone verso il problema e la proposta che eventualmente viene fatta. Quindi facciamo un rapido excursus, diciamo. Allora, questa è la fase iniziale di Parelon, dove abbiamo appunto nella console principale tutte quelle che sono le discussioni relative alle due aree di interesse. Non mi spiego meglio. La Regione Lazio ha dei comuni e ha dei municipi. Ovviamente se io sono un cittadino e entro all'interno di Parelon, sono magari iscritto alla Regione Lazio come sono magari iscritto, voglio magari iscrivermi alla Regione Lazio, quindi ho facoltà di dire benissimo, sono interessato alle questioni della Regione Lazio, però sono anche interessato alla questione del mio comune e sono anche interessato alle questioni del mio municipio, oppure sono solo interessato al mio municipio. Quindi è una scelta, diciamo, che faccio io già in prima istanza, nel momento in cui entro all'interno di questo strumento, decidere qual è la mia area territoriale a cui voglio partecipare. Faccio un altro esempio abbastanza, posso anche essere interessato magari perché ho una casa di proprietà, non so, in Basilicata, faccio un esempio, no? Per cui posso anche essere interessato a quell'area territoriale, per cui mi iscrivo anche a quell'area territoriale. Quindi all'interno, in questo caso, all'interno della Regione Lazio, troviamo, intanto ecco, le mie votazioni e le mie proposte. Quindi ho una serie di sommario, insomma, un resume, diciamo, delle questioni che ci sono in ballo in questo momento e quello con cui ho votato. Parlano è divisa in questioni e proposte. La questione è il problema. Io faccio degli esempi molto semplici, insomma, nel senso, il tombino sotto casa mia è rotto, ok? È un problema, è una questione che sollevo come cittadino. Il problema che pone il tombino rotto è che qualcuno si faccia del male, l'obiettivo è riparare il tombino ed evitare che si faccia del male qualcuno. Okay? La proposta qual è? La proposta è ripariamo il tombino oppure sostituiamo. Vediamo? Quindi ovviamente tra queste due proposte poi avverrà la vera votazione. Comunque, poi magari fatemi delle domande perché insomma. Io posso sia leggere che scrivere in questo caso. Ora cominciamo sulla lettura di una questione in questo caso. Qui come possiamo vedere già abbiamo, diciamo, le aree tematiche dove io mi sono già iscritto. Okay? Posso ovviamente andare a scegliere in tutte le aree eventualmente altre aree a cui posso essere interessato. Okay? In questo caso le notifiche di Parelon ovviamente riguardano esclusivamente le aree e le questioni a cui io mi sto interessando in quel preciso momento. Quindi andiamo, diciamo, in una discussione. Dunque, un altro aspetto è diciamo che noi abbiamo un po' cercato di porre l'attenzione è stata proprio l'accessibilità, cioè il fatto di poterlo utilizzare da tutti. E quindi abbiamo appunto, come diceva Davide, creato dei bottoni abbastanza evidenti e diciamo in tutte, diciamo, le situazioni troviamo delle barre di fasi. In questo caso abbiamo la barra con la fase corrente in questo momento che è in emendamento,
ok? Questa freccia verde ovviamente si sposta a secondo del momento in cui si trova questa questione, ok? Ovviamente io nel momento in cui sollevo una questione, già in quel caso comincia un'attività, se vogliamo, sociale, cioè devo in qualche modo interessare il più possibile la popolazione, insomma, della mia area territoriale per poter raggiungere un quorum rappresentativo, diciamo, della popolazione di quell'area. Calcolare che questo è un elemento che secondo me è molto interessante. Perché interessante? Perché io posso, con questo strumento, faccio degli esempi qua, posso andare sui territori, perché l'obiettivo è esattamente quello, andare sul territorio con un banchetto, un piccolo totem, con un portatile, un tablet, e presentare le questioni che sono di quel territorio alla popolazione, e quindi invitarla ad usare questo strumento. Io, diciamo, sono un attivista, come posso dire, ho partecipato a assemblee del non municipio, del mio municipio di provenienza, e la cosa che trovavo abbastanza complessa era che le assemblee del nostro municipio erano molto, io penso che è un po' il problema di tutti, no? Erano molto accese, animate, difficilmente si riusciva ad arrivare a una risoluzione, no? Si discuteva animatamente e alla fine, boh, che cosa abbiamo deciso non si sa, ok? Diciamo che in qualche modo il coinvolgimento, diciamo, della popolazione, quindi che non sono soltanto persone o attivisti del Movimento 5 Stelle, ma cercare di coinvolgere la popolazione in una discussione che riguarda dei problemi semplici, stiamo parlando dei problemi del territorio, dei problemi che sono legati essenzialmente al territorio, ma poi possiamo anche allargare questa idea, diciamo, anche a problematiche anche più ampie di livello nazionale. Sta proprio lì il punto, no? Se io non riesco a coinvolgere le persone in una discussione, perché nelle assemblee sul territorio non riusciamo a trovare diciamo la quadra, per capirci, ovviamente questo strumento ci permette di farlo, perché lo strumento che cosa fa? Nel momento in cui accetta un utente, ovviamente, come ho detto prima, l'utente è iscritto a un'area territoriale e può tranquillamente da casa seguire la discussione ed eventualmente emendare ed eventualmente esprimere un'opinione su un emendamento ed eventualmente votare la proposta più intelligente. Un'altra cosa importante è che, facciamo un esempio del tombino per capire, le due proposte, ripariamo il tombino e sostituiamolo, arriva qualcuno e dice no, il tombino deve rimanere rotto, perché è la sua proposta, no? È legittimo. Ovviamente quel tipo di proposta non può avere, un seguito, no? Perché non possiamo lasciare il tombino rotto. Le opinioni degli utenti verranno valutate, diciamo, con un sistema ovviamente di preferenze interne, per cui saranno le proposte più seguite che avranno seguito in pario. Le altre probabilmente verranno messe in un archivio perché non raggiungeranno il quorum, diciamo, rappresentativo per poter portare avanti questo quel genere di proposta. Quindi lasciamo il tombino rotto. Domanda che subito mi viene spontanea, e tu decidi il quorum. Il quorum è, diciamo, in realtà, allora, diciamo, maggioranza. Allora esiste, sì, diciamo, una maggioranza di cose, no, non si spiega il problema. Ecco, appunto, volevo capire qual è la valutazione del quorum. Cioè, però, se sono iscritti in due, in tre, due, sì, però c'è un quorum di talmente poche persone che... È ovvio che il quorum è in percentuale, ovviamente, no? Sì. La percentuale la stabiliamo anche insieme, nella sostanza, in realtà non abbiamo deciso. Allora, vi permetto una cosa, questa fase sperimentale forse serve anche a capire un po' quali sono, diciamo, le giuste risoluzioni a queste domande. Ovviamente il quorum è settabile a secondo
di un'area geografica. È chiaro che in un'area dove ci sono 100 persone e dove ce ne sono 1000, c'è un rapporto diverso. Si stabilirà in percentuale, ma sono regole eventualmente da definire insieme. Ecco. Generalmente diciamo noi abbiamo pensato in questo momento di inserirlo, tra virgolette, al 20% della popolazione di quel territorio. Però ripeto, lì è una questione che va dibattuta. È già settato. In questo momento sì. Però è settato da programmatori, non so come dire. Sì. Cioè dobbiamo stabilire. È possibile di default. Esatto. Però è possibile di trasformazione. Assolutamente sì, perché ovviamente lì poi ci saranno anche magari delle proposte che necessitano un quorum maggiore, perché sono più importanti rispetto ad altre. Sono regole probabilmente che dobbiamo definire insieme. E queste regole ovviamente, come abbiamo visto all'inizio, abbiamo due aree, l'area pubblica e l'area interna. Nell'area interna stabiliamo probabilmente quel tipo di regolamento che servono per gestire le votazioni in pari. E ovviamente ecco, un'altra cosa importante è che qui abbiamo già la possibilità di condividere in rete ovviamente questa questione. Non siamo ancora nella proposta. Okay. Questa è una prima votazione, sostieni la questione. Ripeto, l'ho spiegato prima, la questione è proposta, no? La questione è il convito rotto. Quindi io sostengo la questione. Sono interessato e quindi partecipo alla costruzione del cuore. Okay. Più interessati a coinvolgere in questa questione, e ovviamente più si alza il livello della popolazione. Questo era quello che dicevo inizialmente, cioè qui c'è la mia foto, Andrea Panella, il codice fiscale e segnala falsa identità. Probabilmente metteremo anche un altro pulsante, segnala problema per questa persona, che la segnalazione può essere fatta da qualsiasi cittadino, anche qua sono cose che dobbiamo costruire insieme. Quante segnalazioni devono essere fatte per poter decidere che una persona deve essere estromessa o comunque ammonita o comunque richiamata all'ordine, punto interrogativo, è una domanda che ci dimmi. La domanda è questa, cioè chi viene segnalato sa a sua volta da chi è stato segnalato? Sì, è tutto palese. Ok. Cioè, allora il Paredon è tutto palese, è importante sapere questo, ecco, perché è fondamentale che non ci sono segreti, proprio perché abbiamo pensato di... Cioè, qui c'è un discorso molto legato a chi è l'utente. Sì. Cioè, noi siamo sommersi da troll, c'è il blog Roma 5 Stelle con un sacco di problemi, Facebook, Twitter, cioè, siamo sommersi da attacchi di ogni tipo. In questa piattaforma ci sono solo persone fisiche. Perché è un certificatore, c'è una rete di certificatori di fiducia, una persona che dà fisicamente, controlla carta d'identità, documenti, ma segna anche un codice univoco, e questo codice dà la persona, come si fa in banca, per cui solo la persona fisica avrà accesso al sistema e sarà identificabile in ogni momento, non è mai una persona con un pseudonimo o una persona che ha più identità, la persona fisica è l'utente che risulta poi in tutte le fasi del processo. Esatto. Parole chiave di competenza tecnica sono un po' quello che diceva prima Davide, cioè ovvero l'area di competenza tecnica stabilisce se eventualmente un cittadino ne fa richiesta di una commissione tecnica, qual è l'area di competenza dove andare a prendere i curriculum delle eventuali persone che possono dare la loro opinione in merito a quella opinione tecnica, ovviamente finanziaria o quant'altro, in merito a questa questione. Facciamo un esempio, scusa. Sì. C'è una cosa di legge sulla sanità a Viterbo, avete visto, che può essere una mozione, una legge. Chi me la valuta? I cittadini che daranno un parere, faranno degli emendamenti, ma poi io ho sempre in pari, non avrò magari 100-200 medici, magari specialisti per diverse tipologie, ci sarà il pediatra, il geriatra, eccetera. In questa proposta io associo le parole chiave della proposta, che sono sanità, Viterbo, magari poi metto molte parole più dettagliate,
cosa faccio? Le match, faccio un match con le competenze degli utenti. Quindi automaticamente io acchiappo in tutta la mia popolazione di 1000 utenti, acchiappo quei 10 medici a caso, che scelgono i medici a caso, che hanno queste parole nel loro profilo, e li coinvolgo automaticamente nella discussione tecnica che ci sarà su quella proposta di legge. E quello che ci manca in tutti gli strumenti che abbiamo. Cioè le leggi anche su Meetup, cioè le buttiamo lì, ma tutti possono partecipare. In realtà io faccio partecipare tutti, ma anche raccolgo i contributi tecnici di chi è proprio l'esperto in quel settore, che automaticamente viene pescato. Non è sempre lui, la commissione è fatta da persone che ogni volta sono diverse, se no come tavolo di lavoro si personalizzano, sono vari problemi. Quindi ho 20 medici, scelgo quei 5, una volta inceglierò altri 5, però acchiappo quei 5 pediatri che magari su proposta di legge che riguarda, diciamo, la pediatria possono darmi un parere tecnico. Vedete proprio il vantaggio di informatizzare questi processi. Diciamo che aspetti un feedback casuale, però aspetti anche un feedback per chi li chiama in caso direttamente. Cioè, c'è un processo di coinvolgimento, di tempo, cioè, si apre una votazione a questo gruppo per elaborare una relazione, allora, che viene discussa, condivisa, emendata, e poi andrà a tutti gli utenti. Allora, io cittadino, chiunque, posso dire, benissimo, io faccio richiesta della commissione tecnica. Quindi chiunque di noi all'interno di vari ovviamente iscritto faccia richiesta di una commissione tecnica. Ovviamente anche quella richiesta deve essere votata dalla popolazione di quel territorio. Quindi se la popolazione di quel territorio stabilisce che effettivamente c'è necessità di acquisire, diciamo, maggiori informazioni tecniche per questa questione, vengono coinvolti poi successivamente i commissari, sì, insomma, gli esperti. Dimmi. Per la votazione finale sulla proposta di legge, volevo chiedere, ha senso l'area geografica a cui uno appartiene, oppure a cui sei iscritto perché gli interessa quel particolare problema, oppure per la votazione finale, diciamo, tutto il popolo di Paderon è coinvolto? Domanda. No, non è tutto. Solamente l'area geografica? Dipende, forse non ho capito la domanda. L'area dove ti sei iscritto? È l'area di interesse. Io abito a Roma, mi iscrivo dentro nell'area geografica di Viterbo perché mi interessa il problema sanità di Viterbo. No, aspetta. No. Diciamo che tu sei, intanto sei certificato da un certificatore, sì, che già di per sé dice che questo abita e sei residente a Roma. Ok? È chiaro che tu devi avere una giustificazione per poter partecipare alla sanità di Viterbo. Perché? Perché magari hai tua nonna che sta in una casa di cura a Viterbo. No? Io adesso so. No, cioè tu vedi, lo decidi. Vedi a livello nazionale, vedi la tua regione, il tuo comune e il tuo municipio. Questo è tutto. Cioè puoi andare a vedere quello che fa Viterbo, però puoi votare, emendare la tua competenza è territoriale, perfetto. Certo, ecco, solo questo. Puoi andare a vedere le altre cose, però voti solo nel tuo territorio. Puoi dare proposte, se non votare puoi mettere proposte per altre zone. Ti devi interessare a quella zona, comunque devi avere una giustificazione per poter dire. La seconda casa. Ma chi è domiciliato in un altro comune? Io sono residente in un comune A, però domiciliato in un comune B. Quale vale? Io però la mia carta d'identità. Possono valere tutte e due, dipende. La tua richiesta sei tu che decidi. Cioè, non la misura, il certificatore ti abilita a vedere un'unità piuttosto che un'altra. Sì. Fa vedere il tempo, fa vedere il livello nazionale, il livello europeo. E tu poi partecipi in quel livello. Poi faccio un esempio, dici io però mi interessa, appunto, ho fatto l'esempio della Basilicata. No? Tempo. Ovviamente lì in Basilicata ci deve essere un certificatore che dice guarda che attesta che tu tizio, un domicilio, capito? Effettivamente ha degli interessi. Certamente il certificatore è un elemento se vogliamo fisico. Appunto dico, se ne ha attività questa fase. Sì, se si può trovare. È probabile. Attraverso degli elementi.
però chiaramente il certificatore è una persona, diciamo, noi stavamo cercando di non fare delle oligarchie, no? Però esiste probabilmente la figura del certificatore che potrebbe diventare una figura. Sì, chiaro, perché va a prendersi poi delle responsabilità, certamente di accettare la partecipazione. Non interviene in nessuna fase di votazione, solo nella fase di registrazione. Però ti apre la possibilità di votare o meno alcune. Sì, però lo vedi subito e puoi segnalare il certificatore, quindi se ci abbiamo 10 segnalazioni è chiaro che il certificatore ha qualche problema. Poi ovviamente è chiaro che il certificatore. Io ho fatto però questa domanda perché essendo certificatore volevo capire come accreditare nell'area geografica. Beh, ovviamente tu devi accreditare la tua zona, cioè non è che puoi andare a. Cioè teoricamente potresti anche andare a Milano a fare a certificare qualcuno, nessuno ti dice niente, no? Perché tanto poi è l'utente che si iscriverà nella tua area geografica, no? Perché tu dirai io l'ho certificato a Milano, no? Però è di Milano, quindi lì rimane. Che te ne frega te? Cioè, no, la domanda era quella là che ha fatto anche inizio la domiciliazione, che magari io sono domiciliato da un'altra parte, perché mi ritrovo nel municipio persone che hanno una residenza in un'altra regione, per esempio, però sono domiciliate qui e sono attive qui come. E dove sei attivo? Dove sei attivo? Ma il certificatore che strumenti ha oggettivamente per poter fare queste valutazioni? Cioè queste tipologie di valutazioni, su cui arrivo la carta d'identità e punto di persona attivo. Beh, intanto la carta d'identità. No, è la persona fisica, siamo d'accordo. Okay. E certifica dove sei, no? Residente. Però sono attivo magari più a Roma, sono residente a Roma. Il certificatore ha un elemento per valutare o. Sì, fondamentalmente della persona perché mi si è presentato, no? Perché se il certificatore è il certificatore del municipio del Movimento 5 Stelle, ti conosce se sei attivo in questo. Ah, non ho capito, questa è l'apertura di tutta la gente quanto ho capito. Sì, cioè, sì, ma da subito oppure. Partiamo con 1000 utenti che sono alla fine siamo nel movimento. Però arrivati agli altri 10.000 utenti certificheremo tutti. Allora, io personalmente anche io sono certificatore. Ho certificato già adesso utenti che non sono del Movimento 5 Stelle, cioè, io ci sono degli amici che sono interessati, che sono di altre forze politiche. Sì, sempre lì in cosa il fatto di conoscenza per fare il conoscente degli eventi oggettivi, delle regole oggettive che definiscono. Ci sono delle regole che abbiamo scritto, ora magari no, anche regole di buonsenso. Anche regole di buonsenso. Ovviamente la figura del certificatore, vi ripeto, guardate, noi abbiamo pensato, stiamo pure pensando, no, proprio uno. Elabora diciamo situazioni, no? Di evitare la figura del certificatore usando degli strumenti informatici, no? Oggi ci sono la lettura delle pupille oppure la scannerizzazione del, come dice, del digitale, voglio dire. Però ovviamente sono tutte cose che diciamo che sono, come si dice, work in progress. Oggi la figura del certificatore secondo me per quanto riguarda parliamo del prodotto Paragon, scusate il termine non me ne volete, no, il prodotto Paragon deve essere comunque promosso sul territorio e l'unica maniera per farlo è costruire una rete di certificatori che ci permette di allargarci sul territorio, no? Perché se no chi ci vedina, scusate il termine detto da noi, no? Perché ovviamente e quindi per noi gioco forza come Paragon. La figura del certificatore oggi ci serve, okay. È chiaro che se ci accorgiamo che ci sono degli elementi troppo critici in questa figura troveremo insieme delle soluzioni. Io volevo chiedere una cosa perché anche io sono certificatore, no? Però inizialmente si diceva che il certificatore dovesse registrare e certificare la persona che era residente sul territorio, nel senso era presente, era attivo sul territorio. Quindi mi viene da pensare che se non c'è una regola fissa, almeno per l'inizio, si potrebbe ragionare in questo senso, nel senso si registra chi è realmente residente in quel posto dove il certificatore è attivo. Perché? Perché sì, è vero che un domicilio, io posso essere residente a Roma, però lavoro a Milano e quindi ho anche un domicilio a Milano. Però effettivamente penso che l'interesse fondamentale sia del posto dove ho la residenza, quindi avrebbe forse un pochino più senso autorizzare tutta quella serie di iniziative, di emendamenti, di contributo da parte dell'attivista, del cittadino
relativo al, alla sua residenza, al posto dove è residente. Poi per rispondere a, a così da Ugo, da Ugo, il cittadino per le aree di iscrizione che ha scelto, che ha effettuato, ovviamente quando ci sarà una legge, una proposta di legge a livello nazionale, voteranno tutti sulla legge nazionale. Quando ci sarà una proposta di legge regionale, voterà chi è della regione Lazio, per esempio, quindi tutti quelli del regionale. Quando sarà del comune di Viterbo, voteranno solo quelli del comune di Viterbo, che senso c'ha che va a votare una cosa della, della sanità di Viterbo o del comune di Roma? Sì, però l'ho premesso prima, un conto è dove uno lavora e un conto è dove uno è residente, dove effettivamente... Sì, diciamo che, diciamo, allora io vorrei che noi ecco, stiamo cominciando una sperimentazione, è importante che si capisce questo aspetto. Si potrebbe avere una discussione su fare proprio per discutere con il certo. Prima ero un po' capigliato con Federico, adesso quando verrà glielo dirò, però è chiaro che sono approcci diversi, sono, cioè un conto è un sistema complesso come questo in cui veramente è organizzato, ci sono migliaia di utenti, discutono, emendano, quorum, là invece è una cosa molto più, secondo me è una legge, come la sto costruendo io in regione, è ingestibile, cioè, ma arrivano migliaia di commenti, non è un macello, anche solo stare a leggere tutte le, ma non è che il sistema di votazione non è... È un'altra cosa, insomma, che è affidabile per un altro obiettivo. Ecco, qui per esempio, vedete, c'è una barra del quorum, 20%, ok? E ovviamente, ripeto, questo elemento, insomma, gli utenti sono sempre, cioè chi propone qualcosa, c'è sempre l'elemento oggettivo che definisce quell'utente, perché io non sto dietro altri sistemi di sempre di questo IRS, così, che è una criticità che mi sono trovata era a volte che le persone seguono molto la proposta perché è fatta da quella persona. Invece noi a volte sarà pensato in prima fase di farla in maniera anonima ma registrata dal sistema, in modo che io non voto solo perché la proposta quello, ma l'oggettività è nel merito. No, volevo sapere solo se avevamo mai valutato questa cosa. Non l'abbiamo valutata, cioè diciamo che l'abbiamo valutata e l'abbiamo scartata. Okay. Però ecco, ripeto, io questa cosa della costruzione insieme, cioè in questa fase faremo addirittura dei contest, no? Dove andremo a riscrivere completamente l'interfaccia grafica. Sì, secondo me la sua domanda se era mai stata valutata e magari qual era il motivo. No, proprio per rendere, diciamo, palese proprio tutto ciò che succede nel barrio. Ok. Direi che questo della simpatia verso uno che fa una proposta dovrebbe essere più colpa della maturità di coloro che la sentono che non auguriamo che siano così equilibrati da non sostenere. Sì, giustamente, per sapere, però bisognerebbe, come dire, segnalarlo magari e cercare di evitare di lasciarsi condizionare certo, questo è vero, può essere influenzante. Allora, comunque, diciamo, andiamo avanti perché insomma ci sono metà perché... Io volevo chiedere solo una cosa perché sennò dopo non ci ritorniamo. Le aree che attualmente ci sono due, mi sembra, no? Quella interna e quella visibile attualmente, poi ci sarà a livello europeo, nazionale, comunale, municipale. Ok, queste aree le mette sul pareno fisicamente, cioè fisicamente c'è in questo momento c'è una persona che è in questo caso Vincenzo Abate che si occuperà, diciamo, di gestire questo tipo di richieste. Quindi se noi volessimo per esempio a Viterbo avere un'area interna nostra del comune di Viterbo, dobbiamo chiedere allo staff di abilitare questa linea. Tranne se usi una wiki dove non c'è nessuno che decide. No, questa è configurazione, non è gestione del sistema. Stessa cosa. Ti apro la finestra, poi fai quello non che non è potere, no, è una richiesta, basta. Non è potere questo. Allora, comunque, io vado avanti velocemente, poi magari... intervengo sul sistema. Poi perché sennò ci mettiamo... Ecco, intanto c'è una cosa importante che non ho detto, insomma, sono queste finestrelle, questi tip, diciamo, di aiuto.
box di aiuto per la pagina. Per la pagina, nel senso dove io posso, in questa casa sono solo testuali, metteremo dei tutorial, anche che spiegheranno le funzionalità della pagina e i vari strumenti che ci sono. Sempre la barra delle fasi, qui ho la possibilità di appunto emendare la proposta di legge. Ora adesso questa è la proposta di legge, ok? La proposta in questo momento, quello che manca a questo strumento è l'editor di ora l'emendamento è un po' diciamo complesso da realizzare, ma io penso nell'arco di un poco, forse un mese, implementeremo diciamo il nuovo editor che ci permetterà di editare direttamente un po' come fa Wikipedia. Chi c'è il bottone qua emenda questo. Esattamente, di emendare direttamente il paragrafo, il comma o quindi io selezionando questa parte diciamo di testo mi appare qui a fianco un bottone che mi dice emenda, cancella, sostituisci e comunque è sempre una proposta, non è che si modifica. Poi ovviamente gli emendamenti proposti vengono un esempio che ho fatto. Noi abbiamo in regione un sacco di leggi che porta avanti la maggioranza, il PD. Io prendo una legge, questa come fatta, la butto qua dentro, cioè i cittadini possono proporre la loro, poi mettiamo le nostre 5 stelle, poi con una legge del PD che io inserisco e mi trovo magari dopo una settimana tutti gli emendamenti puntuali sul singolo articolo. Ce l'ho già in commissione, magari con gli emendamenti appoggiati da 1000 utenti. Cioè mi risolve un lavoro enorme, che adesso non so proprio come fare. Adesso gli emendamenti me li costruisco io sulla base dei contatti, mail, telefono. In questo modo io automatizzo gli emendamenti, ma anche la votazione degli stessi emendamenti. Allora, c'è ovviamente c'è un video, un'area video dove possiamo mettere, possiamo spiegare le nostre cose, documenti, immagini e link. Una cosa che non ho detto è che il momento in cui questa proposta, vabbè senza che torniamo su che è molto lunga questa, la proposta va in votazione appare il box di voto, che è sostanzialmente un pulsante che dice vota e hai tre possibilità di voto, che è favorevole, contrario e astenuto, insomma il classico metodo diciamo di votazione. Sì, com'è? Ricordo che c'era il voto per delega. Allora in questo momento non l'abbiamo lasciato attivo, in realtà a noi di Parelon diciamo, non ci piace, vorremmo evitare anche qui, proprio per evitare oligarchie, però poi voi ci dite no, la delega è importante, è un punto di scontro tecnico con i pirati, loro vogliono la delega perché equilibra il sistema, un discorso anche filosofico. L'abbiamo lasciato, l'abbiamo visto che nel caso delle elezioni regionali che abbiamo usato Liquid non è stato utilizzato quasi a nessuno. Quindi delegare temporaneamente una persona, magari più competente perché io non posso partecipare al voto, è una funzione importante che in teoria fa anche parte della democrazia libera. Anche perché l'abbiamo sostituita con la commissione tecnica che ci mette. Nel senso, se io cittadino non sono competente e faccio una proposta diciamo sempliciotta, che non è così, perché lo posso fare, ci sarà una commissione tecnica che a quel punto in qualche modo riesce a costruire una proposta un po' più articolata. Qui nell'elenco degli emendamenti io posso dare un'opinione, ovviamente. Questo è un po' come i liquidi, no? Deve, dovrebbe, neutrale, non deve, non dovrebbe. Ovviamente in questo caso l'emendamento passa a secondo delle opinioni più o meno favorevoli di. Questo è molto intelligente perché spinge tanti potenziali sostenitori a appoggiare la proposta sulla proposta viene modificata. Cioè io scrivo una legge e non ascolto nessuno, questa legge non passerà. Perché tutti gli emendamenti mai sostenuti da 1000-5000 utenti non li ho implementati e quindi sono tutti scontenti. Quando invece li implemento, è chiaro che questi sostenitori potenziali voteranno la mia proposta. Quindi il sistema stesso spinge a aprire però, la discussione e a emendarlo. Io che ho presentato la proposta posso anche decidere, nonostante il parere favorevole degli utenti, di non modificare quell'emendamento.
Per cui se io che ho proposto l'emendamento posso fare la mia proposta alternativa, cioè prendere in toto la proposta che hai fatto tu e modificare solo quel pezzo e rimetterla, diciamo, in discussione all'assemblea. All'assemblea. Quindi per un anello che è quello che permette poi, andiamo a voi che state in regione o ai portavoce che stanno in Parlamento, di decidere se quella è una cosa da considerare o no, dipende da quanti appoggiano la proposta. Certo, poi ovviamente dipende anche da... Dipende anche dal buon senso di chi la propone, no? È ovvio che se io ho 100 persone che sono contrarie a una regola, a una proposta, e vado avanti testando su quella cosa, è un problema mio. No, per capire il primo anello, perché come l'avete presentato sembra già che ci stanno le cose che ci si interviene, però chi decide qual è la cosa su cui bisogna discutere o no, parte dal basso anche secondo le proposte, diciamo prima. Cioè prima parte anche dal basso le proposte, possono diventare leggi. Ma non è questo, ovviamente parte anche da, come tu, un primo sempliciotto, o da una proposta invece geniale che magari la dovrei appoggiare da... Però magari non sa scrivere, no? Cioè io adesso voglio dire, no? Questo è quello che manca in Lex. Sicuramente parte dal basso una legge viene da sviluppare. Sicuramente l'anello fondamentale, molto importante, so il lavoro delle commissioni, perché quello purtroppo sta in mezzo e passa tutto lì, tutta quello. Ma poi magari... attiviamo i cittadini, li responsabilizziamo e mettiamo che poi lo staff del consigliere o del parlamentare si occupino poi di scrivere la legge vera e propria. Qui sono gli stessi esperti che la scrivono e poi i cittadini la votano. È tutto lasciato a loro, cittadini. Allora, ora rapidamente così vado sulla parte scrivi, e quindi come si scrive una proposta, cerco di essere rapidissimo, faccio vedere solo la prima schermata, e tanto le altre sono la conseguenza della prima, così vediamo lì. Ecco, sostanzialmente la creazione di una nuova questione, c'è la creazione, diciamo, di una proposta è fatta dalla tempistica, quindi quanto tempo deve questa proposta deve essere in discussione, anche qua è diciamo un setting che possiamo stabilire di volta in volta, quindi 10 giorni, un mese, un anno, 6 anni, un'ora, 3 ore, dipende dalle esigenze anche, diciamo, delle persone. Non so, per esempio Davide diceva che alle volte hanno bisogno di una necessità di velocizzare, ma quindi siamo in commissione, l'emendamento lo metti subito qua e la risposta magari esattamente c'è così. E chiaramente il momento in cui, ecco, faccio un esempio su questa cosa molto importante, il momento in cui si mette in discussione una proposta di 3 ore, Parelon manda le notifiche a tutte le persone interessate a quell'area territoriale, ok? Quindi le persone comunque ricevono l'informazione su che cosa sta succedendo. Poi magari se è troppo tardi ricevono una chiamata, insomma. Ecco, ricevono una chiamata e stanno al lavoro, non riescono, no? Però diciamo che anche questa è un work in progress, ma penso che in breve tempo lo risolviamo. La piattaforma sarà completamente cross browser, cioè significa che sarà visualizzabile da tutti i dispositivi, ok? Ad oggi è visualizzabile fino ai tablet da 7 pollici, stiamo lavorando per arrivare proprio al completo. Dicevo, la creazione della nuova questione è fatta da questione, quindi ha una serie di fasi, titolo, è un po' una diciamo, c'è una guida, insomma, che vedete, vi dà la possibilità di seguire, quindi capire a che punto sono, fino appunto al salvataggio della proposta e quindi... Intanto ci sono, se ce le... Come no? Ce le mostri tutte, così tanto saranno così. Descrizione, titolo della proposta, qui già siamo nella proposta, quindi la questione... Già la fase 6. Esatto. Cioè, spinge anche, esporre un problema ma trovare una soluzione. Breve descrizione della proposta, testo e poi in finale... Questo è il testo, diciamo, con gli articoli eventualmente che vanno. In finale aggiungi la parola chiave, che la parola chiave serve appunto per reperire le commissioni tecniche ed eventualmente un video di YouTube. Scusi, se ci sono altre proposte analoghe, come ci sono abbinamenti, come avviene?
le proposte analoghe vengono inserite, allora ti ripeto. C'è il quorum del 20%. Sì, esatto, la questione è una, il tombino rotto. Le proposte possono essere centinaia, no? Poi ovviamente va avanti a secondo quella più diciamo più sostenuta. Più sostenuta, certo. Si vota anche più proposte. Sì, sì, si possono votare anche più di una proposta. Ora qui dovremmo entrare nel metodo Schulz, come funziona tutto quanto, insomma gestiamo forse un'altra mezza giornata. Però sostanzialmente. Chi gestisce il tuo traffico? In che senso? Le proposte che arrivano, che consigliano più un sistema. Tutti automatici. Non c'è dietro l'amministratore, l'unica funzione che ha, tanto non può cancellare e modificare, l'unica è diciamo l'intervento su, per esempio, mi serve il nuovo gruppo da aprire, so, non può fare altro l'amministratore anche del server, okay. C'è un'altra cosa importante, ecco, e poi concludo, per evitare diciamo problematiche relative diciamo alla manomissione dei dati o dei risultati no? Vabbè, intanto c'è una cosa che insomma ve lo dico con un grande soddisfazione e vanto, abbiamo la certificazione A+, come allora noi siamo più sicuri di una banca, ok? E questo è verificabile andando a fare dei test sulla sicurezza relativamente proprio al pari, okay. Poi abbiamo diviso diciamo quello che è il server del database con il server che gestisce diciamo proprio l'interfaccia web, quindi sostanzialmente abbiamo ridotto la possibilità di rischio di manomissione, perché il client che deve dialogare con il database può essere solo uno, okay. Quindi per poter diciamo compromettere il database devono lavorare parecchio. Detto ciò, i sistemi informatici, non c'è nessun sistema informatico che ci permette la garanzia assoluta di sicurezza. E un'altra cosa importante è che il database è scaricabile da chiunque, cioè anche tu ti puoi scaricare e locare il database e quindi verificare in ogni momento se ci sono manomissioni di dati. Per conto di persone iscritte a fare il database è scaricabile pubblicamente e curato dai dati sensibili, ovviamente. Cioè, nome e cognome, sì. Nome e cognome, sì. Se fai la votazione, mi dice esattamente quello che è uscito. Cioè, se io ho sul dato da con tutti gli faccio un esempio, io voto e poi dopo trovo che sono 10 voti, io ho detto, ma no, devono essere 11, no? Quindi se tu scarichi il database, puoi fare il portale. E anche se il codice di fatto mai non è stato modificato. Con i nomi delle persone da vedarle, però chiaramente non c'è l'indirizzo, insomma ci sono soltanto i dati, non diciamo i dati quelli, come posso dire, riconosciuti. Ecco, io ho terminato, scusate il bravissimo, come dire. Ecco, questo quando dovrebbe essere operativo? No, è operativo. È già operativo. Stiamo lavorando sull'organizzazione, perché non pensavamo sinceramente di avere un risultato così potente dal punto di vista della base che ci sta sostenendo. Ci stiamo avendo centinaia di richieste. Oggi potrebbe iscriversi a portare. Assolutamente sì, noi abbiamo portato anche alcune cose, se qualcuno di voi si vuole iscrivere per provare, lo può fare senza problemi. Ma adesso è attivo solo qui nel Lazio? È attivo. Stiamo attivando i comuni, cioè il Lazio è già attivo. Ma perché dicevo, visto che ci vuole un certificatore, quindi dico, magari. Allora, mi stanno arrivando richieste di certificatori dalla Sicilia, dalla Lombardia, dall'Umbria, e non mi insomma quest'anno di là. La domanda è, dice, adesso c'è solo il Lazio aperto. In questo momento esatto, sì. Perché diciamo che il portale è aperto già preparato per quelle non aperte, ma a livello pratico i certificatori sono qui, no, perché ne vivono. Adesso la domanda aspetta l'ultima, per questo che vivono i vertici. Allora, posso rispondere in maniera no, è bravo, chi se ne frega, cioè in realtà, cioè, io quello che voglio dire, insomma, mi rivolgo ai vertici, se vogliamo, proprio lo dico con tutta sincerità, io voglio creare, io Andrea Panella, quindi parlo per me, quindi prendetela un po' come volete, io sono il presidente dell'AONUS e voglio portare la democrazia nei cittadini.
tanto è che molte persone a me mi chiedono: ma perché non trovi, non vai a fare, a cercare appoggi dai candidati, dai portavoce? Perdonatemi, qui sono i portavoce, non me ne frega nulla a me. In realtà a me non mi interessa. Ma dei figli sono da parte dei cittadini, no, dei cittadini, da parte anche dei personaggi nuovi. Ci è arrivato qualche feedback così di certamente. Però sincero, devo essere sincero, proprio francamente, non me ne può fregare meno di cosa romana. Io quello che mi interessa adesso è cercare di sperimentare questa piattaforma. Il mio obiettivo oggi è personale, ti vedo, è quello di anche una proposta semplice, banale, che venga discussa, approvata, portata in un'istituzione pubblica e magari che passa anche. Se succede questo, per me è fatta, non, poi mi possono dire non funziona, funziona, ok? Se non ci riesco, ho fatto tutto. Un chiarimento, dopo la votazione, quando c'è l'esame quale non si è deciso che quella proposta è congrua e può essere presentata, con quali mezzi viene veicolata al proponente? Allora, posso dire una cosa? Paralon è fantascienza. In realtà, l'obiettivo di Paralon, nella testa perversa, diciamo, che chi lo sta elaborando, vorrebbe fare a meno di questo palazzo. Ah. Ok? Nel senso che in realtà bisogna fare, non potrebbe discutere, elaborare, con i suoi strumenti, ovviamente non è un fatto, si può fare domani, no? Però nella mente sarebbe, però oggi come oggi probabilmente Paralon può fare pressione, cioè il portavoce della Camera, se vede che passa una legge, se c'è una discussione o una proposta interessante, sicuramente la prende e la porta. La domanda, per esempio, è la legge di iniziativa popolare, un referendum. Che succede? La elaborano i cittadini, arrivano le istituzioni, l'istituzione la prende e la vota. Cioè non sono io deputato 5 Stelle che la porto o deputato PD, qua potrebbe uscire una legge che la porta uno del PD, la porta uno, non interessa, l'importante è che arrivi. È la proposta, è una cucina di idee, di proposte, è la legge di sistema popolare, dove poi il portavoce o il politico di turno attinge per portare una proposta di legge che comunque è condivisa dai. Se esce una legge votata da 10.000 cittadini, cioè io la prendo e la porto così com'è, certo. Neanche la leggo quasi, a mio credo si invece di utilizzarlo anche per la selezione delle candidature, anche. Questo sarà un discorso futuro. Tecnicamente si può fare. Tecnicamente sì. Però è una cosa. Calcola che il pare non può essere usato in un condominio, in un'associazione, può essere usato in un qualsiasi gruppo dove si discute qualcosa. Due domande. La prima. È tutto in open source e abbiamo detto che è tutto trasparente, quindi qualsiasi votazione è palese. L'unico elemento, se ho capito bene, che non è trasparente in un certo senso, sono chiaramente i dati sensibili per le certificazioni. Quindi la certificazione, giusto? Quindi mi chiedevo, i criteri per la certificazione, quanti il rapporto tra certificatori e cioè la quantità di certificatori e popolazione sul territorio, la percentuale di quorum, eccetera, eccetera, come voi pensavate di definire questi criteri? Con quale strumento? Non con Paralon. No. Giusto. Quindi serve uno strumento per stabilire i criteri prima per utilizzare Paralon. Una esperienza dei pirati su 40.000 utenti. Noi stiamo usando le regole dei pirati tedeschi. Quorum, percentuali, metodo di calcolo. Quindi è già stato testato e funziona su quella cifra. I pirati modulati in base al numero di utenti che non entrano. Sì, questi criteri, perché abbiamo parlato di... Non sono messi a caso, questi sono già... No, certo, però si diceva il criterio del 20% in base alla popolazione, il criterio del domicilio piuttosto della residenza. Cioè, qual è il mezzo per... Probabilmente avremo un'istanza di Paralon dove discuteremo... Sempre su Paralon. Certo, di questa cosa, certo. Dove discuteremo quale sarà il quorum, no? Decidiamo, oppure lo possiamo fare anche in un altro luogo, insomma, questo adesso... Perché mi sembra una questione abbastanza centrale, perché poi la... no? Sì, diciamo una questione... L'anno scorso erano 60, adesso la presentazione sabato ne ha raccolti una 40. 40 più ne stanno arrivando forse 5-6 al giorno. Siamo attivati 1.000 utenti, che è proprio un punto di partenza.
2000 vedremo anche i percentuali di calcolo, poi vedremo una prova anche sul campo. Allora, diciamo che questa prima istanza è veramente di test, proprio sperimentale. Quindi quello che uscirà fuori da questa cosa probabilmente ci darà delle risposte diverse. Magari da questo, insomma, magari il cuore non mi piace, non lo so, in questo momento devo essere sincero, non so. Enrico, critiche, dubbi? Ma allora, io trovo che sia una suggerimenti anche, no? Sì, ma io conoscevo un po' Liquid e anche altre piattaforme, questa qua mi piace di più, trovo che abbia fatto un ottimo lavoro. Vedo tanti vantaggi rispetto a tante altre piattaforme. Mi vengono solo un paio di osservazioni che sono alcuni punti critici che sono stati stati puntati verso la wiki, in realtà qua esistono allo stesso modo o forse anche più addirittura in maniera superiore, perché tu dici uno si può scaricare database, sì, ok, si può fare quello sulla wiki, però se io vado a cancellare un'istanza qua non compare da nessuna parte. Cioè, se io amministratore cancello una proposta o una discussione o una, qua non compare. Ora, non voglio dire una cosa, intanto i database vengono, diciamo, i backup vengono fatti in maniera abbastanza regolare. C'è sì. Un cron che stabilisce. Sì, no, quello non lo metto in dubbio, ma non è previsto dal sistema nessun modo per vedere se qualcuno interferisce con il funzionamento. Nella wiki tutto è registrato, anche quello che fanno gli amministratori. Io purtroppo non so risponderti, perché se c'era Vincenzo ti avrebbe dato una risposta, perdonami. No, figurati, questo è un aspetto. Io poi, non sono un programmatore, ve lo dico, sono io proprio. Poi, tante cose che qua sono strutturate e hanno un senso che siano strutturate, perché i percorsi legge non vanno a parte a caso, c'è un percorso. In realtà comunque possono essere replicate allo stesso modo uguale sulla wiki in maniera molto semplice e anche in maniera molto organica. Quindi se per esempio uno non vuole all'inizio, è un po' spaventato da un processo magari tanto lungo che richiede tante interazioni, può semplificarla se vuole, per esempio per iniziare e fare un test in una discussione, o può complicarla in base, in maniera organica, a quello che vuole fare. Cioè, secondo me questo qua è un punto di arrivo, da cui poi si evolve. Mi piace, secondo me ha fatto un ottimo lavoro e mi piace che siate una onlus e che quindi non siate un partito o un gruppo che cerca di far soldi o altro. Però ho paura, questa magari è una paura ingiustificata, ma questa è la mia paura, adottare sistemi troppo complessi perché si cerca di fare tutto troppo in fretta. Cioè, ho visto fare con tanti altri gruppi una cosa, perché per fare una proposta di legge devo seguire 14 schermate, 1, 2, 3, 4. Fare una, devo seguire, ci sono molti posti dove cliccare o cosa. Se io sulla wiki sono interessato a una proposta e voglio le notifiche, clicco qua sulla stellina. Basta, mi arriveranno le notifiche su quella proposta di legge. Cioè, gli strumenti per interazione ci sono già nella wiki, sono molto semplici e sono proprio minimali e non è un bug, ma è una feature, cioè forse qui non c'è, scusami, io non sono assolutamente favorevole al fatto della semplificazione, perché è importantissimo per tutti noi e per tutti anche gli altri che sono ancora più analfabeti, no? Insomma, proprio l'approccio è fondamentale, quello della semplificazione. Però quello che vedo su Wiki e quello che invece mi sembra che offra Vareon è proprio la sintesi sulle proposte, perché certo. È un po' come, cioè, se qui tu adesso hai fatto un esempio di 3 proposte, di 3 emendamenti, sì. Se gli emendamenti cominciano ad essere 50-100, certo. Chi li legge, chi diventa, fa la sintesi, sì, questo sì, è un certo, po' certo. Il limite che io vedo qua, sì, forse è molto più semplice e vero l'approccio, mm-hmm. E potremmo trovare il sistema di fare in modo che questa semplificazione possa aiutare anche Parelon, non so come. Sì, ma allora, secondo me la wiki non è uno strumento permanente, nel senso che. Però forse. Ripeto, secondo me è un modo per iniziare senza farsi spaventare dalla complessità. Però in realtà scala anche proposte migliaia. Per esempio, su Wikipedia ci sono le votazioni, vengono archiviate per esempio ogni mese. E viene fatto a mano, cioè io a un certo punto qua ho 50, conosco, quindi, insomma, se io qua avessi, non so è molto semplice, se io qua avessi 50 proposte, così, sì. Io a un certo punto le prendo, faccio una sottopagina, le metto lì dentro, le archivio e dico qui c'è l'archivio delle proposte.
oppure sì, ma come faccio a fare una sintesi di, cioè delle, la proposta X ha ricevuto tot apprezzamenti, la proposta 2 l'ha tot apprezzamenti e la proposta 3 è di vivo, cioè sì, ma questo lo fa Wikipedia in maniera abbastanza di successo con le varie proposte di amministrazione. Io non conosco Wikipedia, per quello ti faccio queste domande. Sì, sì. Comunque, cioè, la risposta è si può fare e lo fanno con successo da tanti anni, okay. su Wikipedia. Per esempio qua, vedi, qua c'è il riassunto, pro, contro, astenuti, commenti. Questo qua è per esempio per la votazione dei... Vedi, alla fine dei pro e contro, uno scrive in cima 63 a favore, 13 contrari e 6 astenuti, questo vince. Però capisci, è la flessibilità di non dover chiedere ad un amministratore, e poi qua, io adesso li conosco poco, però sembrano le persone affidabili, sembrano persone per bene, tutto quanto, e ci fidiamo. Però è sempre quello il punto, bisogna fidarsi. Qua non bisogna fidarsi nessuno, cioè qua bisogna fidarsi da quelli che dimostrano di aver guadagnato la fiducia nel tempo. Qua io, se voglio aggiungere una funzionalità o modificare una cosa, io mi posso prendere la libertà di aggiungerla o di toglierla, semplicemente modificando il testo. Sì, sì, ma nel senso proprio l'utente, cioè neanche l'amministratore o uno che sa modificare il codice, l'utente proprio. Comunque ripeto, se voi vi sentite pronti, allora io non tiro l'acqua a nessun mulino, se non quello della democrazia, perché non, Wikipedia non è una non profit, anche lei, io non sono collegato in nessun modo a Wikipedia, tra l'altro questo sistema non è Wikipedia, ma è il software che usa Wikipedia, che è Wikimedia. Cioè MediaWiki, se voi vi sentite pronti a utilizzare uno strumento come Parler e non vi spaventa, io vi dico usate Parler. Senti, scusa, io un chiarimento, ti metto sul fatto pratico dei Wiki, sì. Ma l'aspetto grafico come si esplica nell'utilità di Wiki, nell'utilizzo di Wiki? Ci sarà la possibilità di inserire video, pulsanti? Sì, certo. Per esempio qua c'è il video. Puoi cercare magari su Google una rappresentazione grafica di un qualcosa di più interagibile, tipo con i tasti, con... Allora, io ti spiego perché il testo. Spiego perché ti dico questo, perché è una cosa che io apprezzo molto, ti pare, no? Sì. È la facilità di interazione, di comprensione di quello che si vuole fare e di visualizzazione di quello che puoi fare. Certo. Clicchi il pulsante e succede qualcosa che c'è scritto sopra. Certo. In tutta la presentazione che hai fatto tu fino adesso di Wikipedia, io tranne il video ho sempre visto solo scritte, link. Certo. Allora, mi chiedevo, magari, siccome lo vedo che è uno strumento potente, c'è la possibilità di fare una cosa parentetica a quella grafica vista con Parler? Tecnicamente sì. Allora, tecnicamente sì, la questione dei pulsanti, dei clicchi, no, proprio perché è basato sul testo, cioè MediaWiki, adesso non dico Wikipedia se no facciamo funzione, MediaWiki che è il software, la Wiki che è il software, che non c'entra niente Wikipedia, è solo il software. Ah, che è messo? Sì. Comunque, MediaWiki è integrato in fare con questo. Ah, perfetto, quindi si può... Cioè, nel senso, fare... anche se poi cambierà, però sostanzialmente adesso... Sì. Leggo MediaWiki. MediaWiki e Rocket to Wiki, un secondo. Ok. Quello che vuoi. Però... Sì. La questione è proprio quella di utilizzato come motore di funzionamento per collegare varie cose, in quel senso. No, proprio come editor adesso in questo momento, ma no, lo togliamo, nel senso, non perché non ci sia, perché siamo dopo questa giornata stasera. No, perché stiamo lavorando un editor dove ci permette di direzionare il testo, ma quello che dicevo prima. Sì, certo. In quel senso. Allora, l'idea della Wiki è quella di uno essere basato sul testo, perché il testo è facile di comprensione e non richiede una sovrastruttura. Cioè, per fare dei pulsanti devi avere qualcuno che li programma. Quando hai qualcuno che li programma, tu perdi la flessibilità, capito? Di fare quello che ti pare. E fare quello che ti pare è un vantaggio se semplicemente tutto quello che fai viene registrato e la gente valuta quello che fai. E poi è anche un processo di selezione, perché se uno non è capace di leggere una cosa che c'è scritta e scrivere sono d'accordo, punto, e sono d'accordo per questo motivo, forse non dovrebbe votare, ma lo dico solo così. Cioè, se uno non è capace di dire sì, sono d'accordo e questo è il motivo perché sono d'accordo, non so quanto diritto avrebbe di voto.
è anche un po' una selezione naturale sulla capacità di interazione e sulla capacità di argomentare. Questo non lo puoi dire proprio perché per Costituzione il voto si fa con la croce, proprio perché storicamente c'è una storicamente, ma adesso siccome l'analfabetismo è sotto lo 0.2%, lo so, però non lo puoi dire perché non no, ma qui non si parla di voto, si parla di discussione sulle leggi. Vabbè, adesso non sanno fanno che cosa ne vuole leggere. Sono in maggioranza, sono i vecchi come me. Sì. Che possono parlare, i giovani. Sì, ma lei è in grado di scrivere sono d'accordo, punto, invio. Io sì, magari qualcuno mio collega, qualche mio coetaneo, magari no. E allora quello che va bene. Allora ritiro quello che ho detto. Il bottone lo trovo più. Ritiro quello che ho detto e ripeto, io non tiro l'acqua a nessun mulino. Se siete pronti a usare Parallel, usate Parallel, non è che sono contentissimo, perché il mio obiettivo è che ci sia più democrazia diretta. Un'ultima cosa se posso e poi non mi ritiro. Per Parallel noi abbiamo preparato anche un gruppo di comunicazione molto potente. Nel senso che stiamo elaborando tutta una serie di, come posso dire, abbiamo creato un gruppo di comunicazione fatto da videomaker, grafici, animatori proprio cartoni animati, non so, insomma tutta una serie di elementi a supporto della piattaforma, ma questo è soltanto per dire insomma che comunque diciamo la nostra strada che abbiamo intrapreso farà un bel po' di lavoro. Ma questo era molto bello. Adesso lo sanno tutti. Adesso lo sanno tutti quanti. Sì, esatto. Sì, ma senza io ti ripeto, insomma, voglio cercare di sborsare tutte quelle cose che tu sai, no? Perché poi dopo ha già il fatto, insomma, quanto ci guadagna? Zero. Tanto per chiarire, zero, ho passato diciamo la mia estate completa, proprio senza un giorno di ferie, appresso a questo giocattolo. Ultima cosa che mi ha venuto in mente adesso, come certificatore io mi sono letto tutta la ruta del me come quello che devo fare in caso di certificazione Paragon. La parte finale dell'invio per la privacy cartaceo al garante della privacy. No, quella facciamo noi. Ah, la faremo noi. Adesso ci sarà il processo. Allora, io ti autorizzo, tecnicamente così, io ti autorizzo in quanto responsabile della privacy di Parallel a prendere i dati e poi me li devi consegnare e io li do al garante. Ah no, perfetto. No, perché già mi vedevo col bollo. Io invece non ho capito il fatto della ricevuta, cioè noi quando vendiamo le chiavette, le vendiamo. Lì bisogna chiarire, perché l'avevo già detto un anno fa, la ricevuta fiscale purtroppo viene emessa con timbro. Allora, guarda, sono discussioni che stiamo facendo con i legali. L'ultima, poi, sembra, sai quando vai dal dottore uno ti dice una cosa, uno ti dice un'altra, no? Perché poi è sempre, io non ne capisco nulla. Però sostanzialmente l'associazione, quindi se noi siamo un'associazione, possiamo diciamo non fare una ricevuta fiscale in quanto fa parte del nostro lavoro, ok? Se poi la chiavetta diventa uno strumento di business, allora in quel caso dobbiamo cominciare a fare ricevute, fatture e quant'altro. In questo momento siamo perfettamente, non serve ricevuta fiscale. Ok, quindi noi come rappresentanti diciamo della Onlus nello stato del certificatore cediamo il token previo pagamento ma senza emissione di ricevuta fiscale. Facciamo solo un foglio magari spinto semplice che abbiamo scusa, chiedi la carta d'identità, ma cioè, se io ho la valente non ho la carta d'identità, no, il modello deve essere per forza. No, in realtà chiedevano perché non abbia parlato dei resi. Cancella metti il patente. Può essere anche patente. Sì, sì, esatto. Lo dita qualche parte. 17. No, niente, chiedevano ormai non si parlava di resi. Che anche loro sono bravi ragazzi, facendo un buon lavoro. A parte il video che ci avete mandato, quello diciamo generico, esiste un link a qualcosa di più diciamo dettagliato come c'è stato questo video? Lo stiamo facendo. E
facendo mangiare il prima possibile. Però stiamo facendo una serie di tutorial proprio, anche proprio animati col pupazzetto vario. Possiamo mandarli anche. No, davvero? No, se stanno animando un pupazzo pare, no? Ti spiega, insomma, c'è un gruppo di ragazzi che si sta divertendo. Così possiamo far capire meglio a quelli del film, insomma, a calcola che poi se avete bisogno di... No, che poi si fidano, fino a un certo punto si fidano, nel senso che i certificatori bene o male nascono tutto il mondo, però vedere il proprio oggetto... Poi se avete bisogno, io volentieri vengo proprio fisicamente a fare formazione se serve, nel senso una domanda, ma non cioè sempre diretta a queste piattaforme. Prima diceva che possono gestire anche una semplice assemblea, un condominio, quindi a questo punto io chiederei ai portavoce qui presenti magari di proporla per gestire un po' quando fate l'assemblea per voi. Potrebbe essere un'idea da anche punti di vista. Beh, chiaramente no, non si può fare un po' di questo pare lo facciamo abbiamo fatto un massimo di 1130 chiudiamo qua l'incontro, ci diamo un appuntamento anche per fare il punto sullo sviluppo di Parallel, interessante, e nel frattempo vediamo se da parte dei parlamentari c'è un interesse verso uno o l'altro sistema, ci aggiorniamo eventualmente se c'è la disponibilità da parte nostra, dice il Federico, di fare il discorso, se abbiamo altri, diciamo, altri fan della democrazia diretta. No, è tra di noi, noi dovremmo usare, che dovremmo spingere. Che sarebbe lo stato io? Beh, io devo dire, ripeto, il concetto è questo, fare o vorrei fare pressione? No, sostanzialmente io credo che almeno qui la faccia. Ciao. Ok. Grazie a chi ha partecipato online, grazie a tutti. Buona serata.